trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli atti escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, tre teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un debe, perché ogni giorno ma che squali stanno arrivando e dicevano che il gaming era morto e oggi ci cagheremo sopra. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Sons of the Forest Fit Play Cerbero. Quanta bella gente ospiti. Chi quanta sono i nostri gente. Ospiti allora. Prego Gianluca, illustri i nostri ospiti illustri. Allora, io inizierei dalla new entry proprio al Cerbero Podcast, cioè Neps. Gli diamo il benvenuto intanto, come stai? Lui chi come è? Stai? Ciao a tutti. Ciao Neps. Ciao a tutti ragazzuoli, bene bene. Come vi siete molto conosciuti? Neps io l'ho conosciuto sfogliando Twitch praticamente per vedere chi giocava a Sons of the Forest. Ho iniziato a commentare la sua live, mi è stato subito simpatico, visto che giocava bene tutto, gli siamo inviati la richiesta, io poi sono entrato ed ho giocato insieme a lui e ai suoi amici tipo per 2-3 ore e poi siamo rimasti così, ribeccamo lunedì a Play Cerbero, cazzo. Che bello fare amicizia bene. Così. Belle 4 ore abbiamo giocato insieme, e ci siamo conosciuti lì, cioè io non ci conoscevamo prima. E abbiamo anche Don Vito. Però questa volta con delle tutele in più, ci stava spiegando Simone off live. Ci siamo tutelati per Don Vito, perché nella scorsa live a me faceva molto ridere, però giustamente Gianluca mi ha fatto notare che ripetendo che a qualcuno forse gli ha dato qualcuno forse non era proprio contentissimo, diciamo, ma diciamo pure io, perché a una certa ho dovuto mutare, mi dispiace. C'erano delle espressioni basite quando magari io stavo a ridere, però io non me ne rendevo conto. E quindi Vito verrà mutato quando esagererà. Sei d'accordo, Vito, con questa regola? Dipende dai casi. Vabbè, per ora va tutto bene. Ma dovevi mutarlo, Simone, dopo la domanda. No, dai. Ma io vi dico, io non avrò molto potere di mutare perché ho un solo schermo. Tranquillo Simone, che io guarda mi prendo questa responsabilità, non è che me la prendo, la renderò quasi divina proprio, una divinazione. Ok. Sono velocissimo, calcola. Abbiamo anche vai. Ah, ok. Marco lì poi leva l'effetto un green screen. No, per Don Vito l'avevo tenuto. Come stai Vito? Abbastanza bene. Bene, abbiamo anche Anna Manna. Buonasera, salve, che piacere essere di nuovo in squadra con voi. Eccole qua. È un piacere tornare alla foresta. Esatto, sì, soprattutto con Vito che è il Chad che ci guiderà oggi, ne sono sicura. Assolutamente. L'altra notte vi ha un po' infastidito fino l'alba. Assolutamente sì, Vito, è un Chad.
Intanto, eccoci, siamo tutti e sette nella lobby. C'è anche Abby Cocca, altra massima esperta, che sta a mangiare. Okay. Vabbè, faccio in tempo, lunedì è sempre così. Io mi sono fatto un pancake oggi e noi basta, streamer però. Siamo così. Sì, saremmo veramente Chad. Ipocriti a giudicare qualcuno che mangia in live. Ma come si fa a mangiare? Cioè, ma in live devi lavorare, perché mangi, Abby? Hai ragione, allora. Hai perfettamente ragione. Non ho parole, ma comunque siamo tutti, siamo tutti. Avvio la partita, eccoci qui. La partita sta per iniziare, siamo sette. Dai, Vai, ci sto. I sette fortunati, come si chiamavano. I sette cavalieri dell'Ozo. Ecco, iniziamo, Va benissimo. Vogliamo fare un test, per caso? Io so che il zio c'ha il ditino sul muto pronto. No. Diciamo che penso di usarlo la prima volta qualora diventi insostenibile, ma sono sicuro che non accadrà. Ma la chat gli piace quando cazzeggio e dico cavolate. Se vedeva, abbiamo risolto, tutto bene. Questo gioco Sons of the Forest. Ma perché Simone non ti vede? Simone oggi è così. Ho avuto un problema. Un momento di dubbi. Stavo dicendo, Sons of the Forest, giocone che vale la pena di esplorare e di condividere, come stiamo facendo. Ognuno sta in live sul suo canale, che è un giocone. A me piacerebbe un giorno far vedere in live il mio accampamento, farebbe capire quante ore ci ho speso. Porca troia. Ci sei andato sotto, Gianlu? Un pochetto, sai che è tipo Minecraft, mi metto là, mi cillo e intanto faccio altro. Capito? Io per fortuna con il bug sono riuscito a glitchare dei tronchi senza un botto, Carcola. No, in quel server non mi sto a spostare in giro per la mappa, sto solo lì a costruire e a sopravvivere. Lo uso, diciamo, per chillam. Poi magari con gli amici se va in giro. Sono svegliato. Raga, abbiamo preso lo slittino. Cosa non l'abbiamo fatta vedere l'altra volta? Lo slittino in live da te, forse. Sì, da me. Sembrava una padella. Che è successo? Fa troppo ridere lo slittino, però prima dobbiamo salire su una montagna. Si è scaricato il gioco. E mo chiaramente tutti gli altri entreranno in punti random della mappa, giustamente. Non in punti random, l'ultimo salvataggio che abbiamo fatto ci spara. Chiaro. Sì. Esatto. Ok. Ragazzi, io come nel gioco ho finito le pile del joystick, quindi... No, sono scaricate come sono invisibili. Ma usa mouse e tastiera, porca miseria, mamma mia. Ma qua volevo sta comodi da Don Vito, non è che stanno a fare gli FPS qui. Ma Don Vito, devo dire che questo gioco si gioca meglio con mouse e tastiera. No, ma sicuro, però qua. Sì. Questo gioco, poi in generale per me vi potete mettere pure le cose in culo, cioè a me non mi interessa. Troia. Joypad del coso. Già ti devi far riconoscere dai nuovi ospiti. Io onestamente sto col joypad col televisore del soggiorno proprio, cioè lo sto trattando come... Sì, lo sto trattando come se fossi su console. Tipo. Oh mio Dio, eccomi. Che succede? Mi sei rotto. Ma voi il joypad ce l'avete con i fili o senza per PC? Col filo. Tanto siamo divisi, vediamo. Senza, cazzo. Calatroia. A me non mi dà fastidio. No, ma ho messo male io. Siete tutti entrati? Io sto ancora nel caricamento con l'immagine. Pure io. No, sì, io sono entrata. Strano che non caricano proprio per niente. Che sta l'elicottero. Perché sta allo spawn, diciamo, quello iniziale. Sta sulla scena. La mia è una battuta. Ok, a posto. Che cazzo è? GPU, prestazioni. Eccoci. Aspetta, gamma. Ci sono. Chi c'è sta qua? Sto vicino a Dudubi. Ciao, Dudubi. Io c'ho lo smoking bianco, guarda che figo. Fammi un po' vedere in live, Marco, lì che c'ho lo smoking. Ammazza che stile, madonna. Anzi, da Duca. Aspetta. Ma gli orientali comunque hanno più stile, ragazzi. Vi piaccio? So carino. Dove state? Bellissimo. Devo un po' abbassare le impostazioni grafiche io. Pure io, lo sai. Sì, ciao, ecco perché... Ho capito il deltaplano comunque, Figo pure il deltaplano. Sai che non ho mai usato? Te l'hai provato? No, sì. Non l'abbiamo mai fatto noi ancora. È figo il deltaplano. Con la nebbia. Ragazzi, toccherebbe provarlo. Allora, intanto chi è arrivato? Oddio, raga! Vedo un'altra, quindi mi sa... Abico! C'è uno che ci spia. Ah, ecco.
Abbi, Anna, allora dobbiamo raggiungere Abbi e gli altri che sono lontani. Io vado incontro agli altri, ragazzi. Aspetta un attimo. Non so le frecce e voglio venire pure io. Ma perché sto a laggare così? No, ti voglio far supporto, c'hai ragione, aspetta. Meglio non andare per cazzi. Devo ancora abbassare un po' la risoluzione, che... che sto a vedere, ci ho giocato non in live, mi sa che avevo alzato un non po'. Non sono Avicene, buonasera. Io mi sto trovando bene con solo una piuma. Campo visivo completamente allargato, che te vedi pure un po' il corpo. Ho molta più visione dell'ambiente, sapete? Niente. Te consiglio di fare una prova. Come fai? Allora, devi fare ESC, ve magno una gamba, una pausa, poi vai su opzioni, vai su gioco e provi il campo visivo FOV, che è la prima voce in alto. Io l'ho messo a 95, cioè che la visuale è un po' più allargata, che vedi un po' di più. Poi uno se lo regola come trova meglio. Che, allora, che è troppo Vito, vicino mi dà un senso di dispersione. Se sei un vero gamer, anzi lo chiedo pure a Chitano, sfida Don Vito Chitano, che acronimo è FOV? C'è stato uno qua dietro. Dovrebbe essere il campo visivo, una cosa del genere. Per la visione bravo Vito. Soggettiva, tipo. Sì, però io chiedevo l'acronimo in inglese, ma non fa niente. Io non so, finisce con scialla, non volevo essere supponente. No? Era solo un quiz. Come FOV, però FOV. Eh? FOV, è come... sì. Che è sempre off view finisce. Sì. Field. Campo visivo, bravissimo. Field. Sono inglese, ragazzi. Superato. Grande, Abby. Ma stiamo tutti qua? Chi è stato? Mi avete ammazzata già. Guarda, mentre stavo facendo... Non so chi è stato. No, si è carbonizzata la roba. Grazie mille, Neps. È stato Vito. Mannaggia Vito, Raga, andiamo verso di loro. C'è Vito che sta a trollare, raga. Occhio, che ammazza, che fa fuoco amico. No, è per occhio, Neps, che c'è Vito che ti uccide. Come? Oh, Vito? Buono, Sta per diluvia male. Allora. Ah, sta piovendo. Come lagga. Ma lo sai che mi sta laggando di più a me? Io non, io non so perché non sento l'audio del gioco, questa cosa mi infastidisce. Ma è normale che mi si vede il coso dell'ottigeno? Raga, aiutatemi. M'hanno steso. Sì, perché devi mettere lo zaino aperto e tutto quanto a destra devi toglierlo, sennò te lo lascia addosso. Ogni volta che te butti in acqua, quando esci, ti lascia l'ossigeno addosso. Te non mi chiede perché. È super normale. Che come faccio a levarlo? Allora fai non so poi se usi. Ragazzuoli, scusate, mi tirate su che sto in live a guardare il pavimento. Oddio, ma hanno ammazzato. Ma hanno ammazzato. Vabbè, comunque sta tutto quanto a destra, tipo dove stanno le armature. Libereremo da soli. Al lato proprio destro. Lo vedi l'ossigeno grosso? Sì, clicchi e fai disattiva, fai. Ok. Bene, mi hanno rapito. Ma hanno atterrato. Mi libererò da solo. Ah, pure a voi vanno atterrato, Chita? Sì, ve l'ho detto 7 volte, mannaggia a voi. E ci ha detto uccidere, viene a darmi una mano. Arrivo. Comunque stiamo belli spazi, raga. Io sto qua, Anna. Comunque... Dove sta? Neps, stai tranquillo, non faccio fuoco amico, era giusto per trollare. Io sto col joystick, messo anche io sulla conferma, te lo giuro, guarda, veramente. Ma perché usi joypad? Usa un mouse e tastiera come i veri gamer. Vito. Quel pad mo non lo so io vi tatti quali sono. Perché noi siamo dei veri gamer. Questo. Bravo Vito, bravo. Ora che ti sei fatto questa alzata di culo mi fa molto piacere. Ma è vero, è faccio forse c'è. Sei buono per fare esplosivi. Grazie per il sub, tascabile. Grazie per il sub. Sto facendo come fa. Sono liberato, Marra, non c'era nessuno, che culo. Grazie a tutti per il supporto, ragazzi. Alle Cerbero Top Format che ci dice. Allora, Neps, tu che stai facendo? Gli alberi? Stai facendo la legna? Sto iniziando a deforestare. Vai, Questo agli ambientalisti non piacerà, però vabbè. Lo so. Vabbè, nel gioco. Serve una mano? Sì, dai, se finiamo sta capanna. Mo non so chi ha messa qua. Siamo troppi su Discord. Ecco, forse è questo. E quelle tutubi che fanno le costruzioni ma non le portano avanti, allora. Ah, ok. Siamo troppi su Discord, mi sta laggando per gioco. Cioè, c'ho tipo 8 scene. No, ma sta laggando pure a me, Marco. Mi sa che non dipende da quello,
Dici? Me non me lagga mai e mo me sta a laggare. Ah, ok. Sto a 40 fps. Ho abbassato tutto a medio, mo non so più che fa. Ma non dipende da questo, credo. Mi sta a laggare a cazzo. Anche perché 9 utilizzo da CPU OBS, quindi boh. Naps, una curiosità. Io conosco un glitch che l'ho scoperto per caso. Il glitch, quello quello di Natale. Dei tronchi nell'acqua, no? Dei tronchi nell'acqua che si possono sdoppiare. Tu lo sapevi? No. Allora, vuoi sdoppiare i tronchi senza che facciamo l'albero uno alla volta? T'ho visto murissimo, praticamente. Te sei pericoloso, me vai per culà, no? No, non sto scherzando. Oh, okay. Sono serio. Vieni qua. Ok. Ma che gli hai chiesto? Capito? I tronchi dentro l'acqua. Bastardo, devo pararlo. Sì. Credo che l'acqua salata vada bene lo stesso. Perché tipo io sono glitch, credo. Sì. Vieni. Ho capito, amore. Ridimmelo come devo passare la voce. Questo l'ho scoperto per caso sul mio canale a caso. Vai, vieni. Però dobbiamo andare in sincro. Il mio 3, 1, 2, 3. Aspetta, ferma. Okay. Lo dobbiamo prendere insieme, ok, perfetto. Oddio! Porco Dio! No, scusa. No, devo... Ogni volta che rinasco posso dirubare la roba. Escono fuori dai cespugli. 1, 2, 3. Aspetta, no. Facciamo così che lo lanciamo un po' più. Okay. Allora, innanzitutto, qual è la missione che secondo voi dovremmo fare? Una missione potrebbe essere... Aiutatemi. 1, 2, 3. Aiutare Marco? Sì. Aspetta, mo sono riuscito a liberarmi, però mi ammazzano. Ma a me non faceva, c'ho pure le cose. Oddio mio, la scimmia! Ma dove cazzo stava? Ma dove cazzo è uscita? Mi sono cagato a te. È dagli alberi. No, stava per terra, mezzo cespuglio. Porca troia, sono proprio con il suo cuore. Ma non va. Riuniamoci, andiamo incontro alla M. Io sto andando contro la M. Sto andando incontro alla M. Io sto andando alla M. Qual è la M, mo? Sei tu. Ah, so io. Tu vai incontro là. Ah, tu ok. Vai là. Io vado incontro là. Vai. No, è Dubbi, però dietro di me. Chi è più vicino? Io tanto sto venendo. Te segui, pure io te sto a seguire. Ah, siamo vicini. Vabbè, ma riuniamo se noi due. Io sto venendo da voi, eh. Perché non mi sono curato? Tanto alla fine se riuniamo tutti. Allora, un attimo, mi sono calmato. Ok, era un attimo di panico, mi sono curato. Ok. Niente panico. Ah! Gianluca, da dove sei uscito? Meno male, ok. Già che non sono solo, sto per comunque non so. Forse o l'hanno sistemato nell'acqua salata, non fa so glitch, però prendi le medicine, Marco. Io quando ho costruito la capannina sì, l'ho presa. Ammazza, non mi ha curato. Dove sta il lago? Ce l'avrei pure. Ok. L'abbiamo glitchato per sbaglio, nel senso non lo sapevo nemmeno io, stavo nell'acqua. Ce l'avrei pure per farla. Io e il mio amico Kuft. No, che ho fatto? Che è questo? E me ne sono spanati 2, 3, 4. Ma questo è un mix energetico. Oh, la lo, ecco. Che cazzo. Chi è A? Io. Ok, mi faccio le cure pure erbacee. Non ti preoccupare, non ti lancio le bombe, Anna. A bicocca. Che poi ci sono due A, c'è A arancione e A viola. Top druido. Mi sono curato con delle erbe. E capelli rossi di Anna Manna, quindi è normale che certo. È più acceso. Ok, ho capito qua, ma va bene. Chi è A viola? A viola forse sono io? No, un è a bicocca. Ah, ok. Ok, la tesa è arancione. Li aspettate, li attivo l'anteprima di OBS, tanto è abbastanza... Ma arancione a bicocca. Ce l'hai le frecce? No. Allora, tu... Che colore sono io? Mi vedi qua, Anna? Mi vedi di fronte a me? Viola, sì. Ok, allora... Sì. Cazzi, dai. Hai visto che sono Oddio, la viola? Oddio, scusa, Simone. Scusa. Andiamo, Vito, andiamo da io sì, perché ho rimesso il mouse. Daniel, che dici? Un po' il game. Non mi ricordo il nome. Ragazzi, non trollate, vi prego, che durante queste live se trollate. Basta quello, fai quell'altro, mi piglia il panico. Non Vito, facciamo il gioco del silenzio. Ma guarda, se vuoi lo possiamo iniziare. Dai che me lo sto carriando. Dai, dove sta? Guarda, Vito, vieni con me, vieni. Un attimo. Scimmie. Dove stai, Annina? Arrivo. Questa è la casa senza albero. Per l'aria. Oh, c'è sta uno, eh. Vabbè, stai parlando di Deporce, non ti devi preoccupare. Io non c'ho le piume, porca troia, sennò facevo l'arco. Oh, c'è sta tutta gente. Ma qua hai glitchato un bel po' di più, però, eh. Le piume dei Simone, c'è tutta gente, lo sai che ho finite.
E scappa. Oh, eccolo, eccolo, va visto. Se rimani. Quali sono tutti? No, no, lo volevo ammazzare. Perché l'hai ammazzato? Andiamo da loro, regà, andiamo da loro. Ah, è vero, c'hiamo l'accetta quella da lì. No, vabbè. Camadò. L'accetta quella da pe... Lo ricaricherai, zio. Quella dei pompieri. A fanculo. Cazzo, mo l'equipaggio. So però non è utile contro i nemici, è troppo lenta, cioè ci metti a uccidere. È vero? Ma sì, infatti José forse sono morto per questo. Ciao Nebbie. È vero, c'ha ragione te. Dai due colpi con quella piccola ed è più veloce di quello che di dare un colpo. Guarda che ce n'era un altro, eh. Comunque la scorsa settimana il post è stato bellissimo, col mostro bislungo. Mamma mia, siamo cagati addosso. Soprattutto io che diciamo il fucamico con sturlo. Le bombe, vabbè. E tu che disturbavi, Vito? Urlo inquietante. Ecco le content. Mio. Scusa. Ehi, l'ho fatto tuo hobby e tutto dovuto. Lo faccio io, oh mio Dio. Ma c'è chi se lo può permettere che no. Io posso, perché io sono Don Vito. Raga, se mettete nessuno. Il rampino, mo lo lasciate, perché dovrei aver... Oddio mio! Caddio. Come si usa? Sto pezzo di merda. Secondo c'è uno, l'ultima bevuta per stare... Ma come no? Okay. Ho fatto un piallo. Tiragli il rampino, Simo. No! Sono precipitato. Pure io sono morto. No, che coglioni. Io sono, sono morto come te piglia. È quello che accadrebbe nella vita reale. Io Simo, aspetta, Simo, che ti mi confondo. Luca, se poi tira su uno dei due, venite avanti a me. Ho provato a sparargli. Già fatto. Ho provato a spargli un rampino in culo, ma non ha sparato, quindi ho perso dei secondi utili. Io l'ho lisciato e sono caduto di sotto. Non so come. Sono capace di qualche grotta, raga. Regà, Gianluca, ma sei vicino a noi? Dacci... perfetto. Ti sto annusando il culo. Perfetto, grazie mille. No, per capire. E Simone? Simone sta sopra. Ma aspetta, tu... Oh, qua c'è uno morto. Neps, fai solo The Forest o fai altri giochi? No, io... Non dirlo a me, dirlo... Aspetta, te lo rubio, poi te lo rirendo. The Forest. Se no rimane sprecato. Grazie. Arrivo. Dove sei? Ah, sotto. Chi è che sta a morire? Infatti. No, tutto a posto, tutto a posto. Ok. Io dovrei trovare. Oh, oddio, mi servono delle frecce. Da sta lui, scimmia del merda. Avete visto? Io ho visto. Sì, ce l'ho io, Simo. Eccoci, eccoci. Eccoci riuniti. A livelli di cosa, Minza? Ecco qua. Ci siamo. Bene, dove andiamo? Vedete, mi sono smoking. Eh sì, ti piace? Vabbè, per non rinunciare una bomba, allo stile non lo faccio per rispetto di me. Guardate Nets. Che gang. No, è ridotto. Che gruppetto, raga, allora, che dobbiamo scegliere cosa Dai, fare, Gianlu, ragazzi. Grazie. Bang. Secondo bang. Me andiamo bang. A prendere qualche oggetto figo che ci possa servire. Che perché ci manca? C'emo la pala, dovremmo cercare le tessere per andare nei sotterranei e provare a capire un po' della lore di questo gioco, è no? E allora direi... PS, non per fare lo spoiler, però ci sono dei nemici forti nei sotterranei, quindi... Armiamoci con le bombe. Gli apriamo il culo. Non credo, perché diciamo noi eravamo tosti, l'amico è grande. Don Vito è un veterano, ragazzi, che viene già da altre battaglie dal futuro, che è tornato come Terminator. Sì. Tutto però nudo ha perso che i salvataggi, quindi è tornato una pippa, ahimè. Non mi fa bestemmiare. Oh, regà, sento dei rumori inquietanti. C'è la porta bislungo, c'è la porta bislungo. Dove? No, via, scappate. Questo è il Batman, regà. Ho tirato una bomba, però questo è forte. Vito, tira la bomba, Vito. Se andate vicino, bravo, secca. Se ne sta scappando. Oh mio Dio. Muori. Vito, Madonna, attenzione, Vito, che maschio. Eroe. Che glitch. No, influenza. Attacchiamo in due, non sa chi attaccare. Oddio, io sono te, una gela, ragazzi, pensateci voi per me. Oh, ci sono Vito, no. Vuoi diritti? Fai pure tu. Lo sapevo io. Sono morto di nuovo. Lasciatelo là, ragazzi, così attacca Don Vito. Ho salvato solo Nets, ovviamente. Grazie. Non Don Vito. Che... Aspetta, Vito, che aiuto! Sto venendo, vai. Ce l'ha con me. No, porca puttana. Ecco, questo è l'effetto che facciano le donne. Dai. Vito, che fai? Vito, ti fai salvare dalle donne? Asciate, ma che... L'ho ammazzato a Shade, mi era mai capitato. Questo di solito tipo a corte, hai di stirare una bomba.
Pronta. Marco. Sì. Facciamo un po' di piume al volo? Sì, magari. Hai visto anatre cose? No. Io con le anatre le più bene. Mettimi un tronco a terra. Eh? Se ti riesce. Mettimi un tronco a terra se ti riesce. Sì. Qualcuno per caso dei medicinali? Come vuoi, in verticale? No, mi ho invito. Ah, vediamo un po' quanto stiamo. Metti i spuntoni? No, vieni, ci voglio mettere il coso per fare le piume, così almeno se ne famo 5 a botta al volo. C'è un coso per fare le piume? Ah, eccoti. Sì. Cioè, che cazzo è? Narraci, Gianluca, narraci. Così, fai questo così, poi fai così. Dove sei? Fai così, sto davanti a te, credo. Ah, eccolo. Poi fai così. Questo fa le piume. Ah, fai la cosa per la cassetta per gli uccelli. Cioè, questa cosa attira gli uccelli. Ok, Maddia. Sì. E noi li abbiamo lasciate. Brava, Abby. Eccola. L'uccello gli spari, bello. Anzi, io li creo, voi. No, gli devi sparare, le lasciano lì le piume, come se cadono. Ah, che carino. Ma dai, ma bellissimo. Qua, regà, che ne facciamo tre almeno. Ma dai, ma tanto zio, ne faccio mille. Ma questa è una svolta assurda, Giallo, grazie. Io li uccido giorno dopo giorno. No, ne fai 5 a botta, tipo una volta al minuto, e là c'è 5 piume. Io ne ho tipo 600 piume. Madonna. Ma bada, buono. Ma non puoi avere 600. È come le nasse per dire, i pesci. Ne ho 180, Vito, se proprio vuoi che io sia preciso. Raga, ma fate una main quest. Ve le posso dare con le mensole, ve le posso dare con le mensole. No, mi ha dato una piuma, è vero. Ha un medicinale, Anna. Qualcuno ha delle medicine? Ciao, io no. Io no, raga. Io guarda, sì, ma ce l'ho una ed è per pure me. Pure io una. Mi servono delle piante per far craftarle. Aspetta un attimo, dove sta? Ecco, certo, è un po' uno sfrego perché chi cazzo ci torna qua? Vabbè, poi se ripiani lì. Se ce n'hai pure una per me, se no andiamo a fare qualche grotta. Avete altri legni, regata? Mette qua, poi li recuperiamo. Sì, i rami? Dove li devo mettere? E qua su sta. Su sta cosa qua è non finita, vedi, dove sto io. È la casetta. Per quanto ci vuole un bel po' più per o meno fare, è lungo quando il mio grazie, diciamo, grazie. Top, poi dopo quando andiamo via potremo distruggerla e recuperarla, che più tanto o meno non è che la lunghezza del mio avete capito cosa non vedo, ma ce la faremo a non fare allusioni al tuo pene ogni tanto? Magari. Una live senza allusioni, anche perché fa molto, cioè fa pensare il contrario, capito? Sembra un po' 007 così. Na, 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 na. Sì, sì. Na, na, 007 na, na, dei poveri, ma ok. Anna, guarda un po'. 007. Io voglio capire dove hai trovato ste cose. Io non riesco a mettere il laser sulla pistola, mi rode troppo. In giro si trova. Si trova, se non sbaglio, una cosa dove puoi craftare la. C'è un'altra. Come si dice? Ma io ce l'ho il laser, non me lo fa mettere, però. La pistola è incraftabile con quegli due oggetti. Che schifo, guarda che tiene, guarda. Io ho trovato, collected una piuma. Santo Dio. Ciao Simone. Allora Marco, poi ti spiego un'altra cosa. Per fare i percorsi con i rampini è consigliato fare così, guarda Marco. Ah, ma qua c'è casa nostra, potevamo mettere là le piume, guarda, sì. Eh beh, le spostiamo, guarda, se possono rompere. Aspetta che mo procedo. Le devi tenere premuto C. Fammi un rampino da qua che arriva a casa, guarda, come mi hai spiegato vedi, te. Vedi, ce l'ho in mano, Marco? Guarda. Ah, l'hai proprio levata così, in blocco. Che fissa. Devi tenere premuto C. C? La tastiera? C su un oggetto, sì. Ma che figata, dai, ma è bellissimo. E poi se lo vuoi smontare fai tasto destro. Ma funziona ben botto dei oggetti, dai, ora andiamo a mettere top a crafting, sto scendo. Ah, mi sono rotto le gambe. Grazie per avermelo detto. Faccio un altro percorso. Sembrava molto meglio casa quando l'avevamo costruita all'epoca. La casa Puccelli anche fuori, dai. Ah, ma mo mi metto a costruire io, voi andate in giro, vai. Io me ne sono piazzato. Bene, andiamo a fare una missione. Dai, carino. Lui non prende come qualcosa. Fate il allora manda a prendere la cosa, la pala. Chitano, vieni di fronte a me dove sto io, però verso giù un attimo. Che cazzo significa, Don Vito? Viala, dove sto io? Dal lato di fronte.
Tutti voglio fare una citazione. Aspetta, volevo fa. Ah, perché ti serve il terrazzino. Aspetta, volevo fa un rampino che ci portava dritto a casa. No, Cesare, mo lo faccio Cesare. Io. Lo faccio io. Guarda, se possiamo, ho capito come farlo e dove farlo. Ma io la farei su una casetta. Se fai una casetta. Da qui lo stavo. No, dammi retta a me. Dove stai tu? Fai un ponte con tre tronchi. Dove sta il bordo, più o meno. Ah, dici, devi fare un ponte qua. Io dicevo di farlo direttamente da qua, da questo, che ne so, da un albero. Cristiano. No. Fidate di me, guarda. Aspetta, lo faccio a due. Guarda. Perché già ho fatto degli esperimenti, così è molto più funzionale. No. Guarda. Lo faccio una casa là. Sì, Simone. Una casina. Aspetta. Allora, mi serve. Ma qualcuno ha l'apriscatole per caso? Lo fa tipo così, ma non si può dare. Non si può dare. Uno, guarda. Ti devo dare io la scatola praticamente. Però me la fa mangiare. Che fissa. E poi Anna la puoi dare a Vito. Guarda che lancio perfetto no, che ho fatto. Grazie. No, non accetto, grazie. La lascia quella più grossa. Vabbè, raga. Poi lo recuperiamo e lo mettiamo in doce pare pure su una casetta. Se fai una casetta là. Io ho visto pure come si fanno i ponti. Basta collegare due corde e poi ci metti i tronchi di legno sopra. Dite, mangiamo una cosina? Porca madonna. Amen. Chi è che ha messo lo stereo acceso qua? Lo spento. Ah, qua è pieno di medicine. Che schifo. Ottimo. Oh, scusa. Scusa, volevo solo rompere lo stereo. Non ce ne stanno medicinali, non è vero. C'è solo uno ce ne sta. No, mi ricordavo di sì. Sì, ne hai cercato bene, io già ne ho visti due. C'è da mangiare, raga. Stanno ah, pure... bene, perché sto morendo di fame. Da bere, è bella cosa, hai una tesore. Chiede vodka, ottimo. Ok. È bella cosa, hai una tesore. L'aria serena. Dove lo mettiamo il rampino, Marco? Dopo una tempesta. Che bella. Se stavi a costruire una casa, sulla casa. Il muro un po' di carne marcia per confondere. Sul tetto di casa nostra, ok? Per adesso. Medicinali. Per adesso lo metto qua sul tetto di casa nostra. Perché si può fare pure a distanza. Vedi, io mo sto a tirare il rampino proprio camminando. Questo qui. Perché almeno lo metto preciso. Buono. Ottima sta cosa comunque, mai detto delle casette per rimediare ai piume. Svolta. Mi dissocio comunque dalla non gamba. Si può mutilare quello là. Hashtag no al cannibalismo. Olè. Perché? Figo, guarda Marco, guarda come l'ho fatto. Aspetta, se no... sto in cima alla casa. Aspetta che vedo se va. Toc. Ah, ma sali pure. Oh, vabbè. Bellissimo. Sì, sì. E mo possiamo fa così. Ma e non mi ricordo, qua. Non ho capito che faccio pure salire. Posso vedere un'altra cosa? Stupendo, sì. Se io metto il legno, guarda, tipo, se io faccio la legna, poi la metto qua, guarda. Se pensa che la porto. Che figata. Così, tac! E mando i tronchi, vedi? Poi un altro no, che pia i tronchi. Vabbè. Mo tagliamo la legna e la mandiamo giù con sta roba. Perché la fabbrica? Di me? Esatto. Problemi c'hai? Avrò mangiato di più. Perché va più veloce di me? Lontano. Aspetta, dagli che sono armato. Lontano. E calla sta pia la pistola, Dudubi, ho capito. Comunque si dovrebbe mettere PvP, che se uno si abbassa scompare dalla mappa, queste cose qui. Ah, poi bella sta cosa dei tronchi, sì, è meravigliosa. Posso mandare i tronchi, infatti li sto mandando. Cioè, ma è voi perfetta prendete... se uno sale in collina, comunque... Allora, sta cosa dei tronchi è perfetta se sotto all'uscita metti il deposito dei tronchi che hanno fatto con l'aggiornamento. Se tu lanci cade in automatico. I tronchi, Marca! Si infilano in automatico. Chi è che me spara, quindi tu basta che li lanci con la funivia i tronchi e vanno da soli nel deposito di legna se tu ne crei uno. Ed è molto figo, ed è una cosa che vorrei fare. Che adore, c'è il Simone che mi spara già lo scudo, devo riascoltare. Ma gli anziani perché sto mi servivano gli agnetti. Ma io quando mi va bene a fare qualche grotta, raga. Vengo se io. Grotte, io non c'ho niente. C'ho niente, raga. Così è il conte. Andiamo a fare una grotta. Ah, si è caduto una trappola. Sto qua, Neps, dove sta tu? Eccolo là. Io che c'ho, la N. Sì, la N verde. Ok, perfetto, via, sto qua. Freccia. Allora, Vito, sai come mi chiamo io, Vito? Guarda, te dubbio, mi spara. Devo andare a fare un po' de corde, va? Mi chiamo Vittorio. Ah, vabbè. Siamo cugini, vabbè. Beh, dipende.
Basta che non hai nulla chi è di precedente. E Simone, no, chi è stato? Dove stanno a sparare Simone? Oddio. Ah, stronzi, qualcuno mi ha sparato. Perché ha porta no, segreta? Oddio, 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 sì, siamo sotto attacco. Ci sta una scimmia, no. Sta la, stronza. Lasciate la Neps, lascia stare, ormai è troppo tardi, non andiamo. Vuoi lasciare là, guardaci là. Per non essere l'ancella. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Andiamo. Oh, ma che cazzo? E tu di dove che cazzo? Sei? Cazzo. Allora, tu impari a spararmi. Ah, madonna, non si capisce un cazzo. Di dove sei, Neps? Io Roma, Roma. Ci sono le, okay, delle medicine, le bevande che avete preso, sì. Tutto romani, solo io sono l'unico pugliese qua. Oh, non ne riesco a fare. Oddio che bang. Sepciate proprio. Io invece vengo da Santeramo, provincia di Bari. Grande video. Grande, ho l'unico della mia città a fare questa cosa. Raga, ma non dobbiamo via la pala? No, noi l'abbiamo presa, però. Ma come l'avete presa? Sì. Io me la devo riprendere, la devo prendere. Vabbè. E la scheda? Aspetta, ancora che mi punta con sto laser, oh. La scheda toccherebbe andarla a Piabi, sai? Ah, ogni tanto con un Neps facciamo un rifugio giusto per salvare. Ma mia, guarda, famo come la Palestina, scusa, contro Israele, guarda. Ma così, per salvare ancora succede qualcosa e poi vai a ritrovare tutte le cose. Non serve, c'è sta già là il coso per salvare. No, ma dico in generale, però. Dannato. Vabbè, c'è ancora tempo per fare il letto. Ah! Tu porti anche COD, che so, porti No, vi. Vito fa networking. Che sei networking? Così, conoscenze, cose. Ah, ok. No, non è un'offesa. No. Servono i sassi. Questo pezzo di merda. Ho fatto via il corpo. Sai che voglio fare, Marco? Guarda un po' se funziona. Mi fa sapere se funziona, Marco. Lì. No, c'ho Simone che mi spara. Non riesco a fare nulla. Mannaggia la troia, un troll del cazzo. Vuoi dare una mano con le utenze? Mi dà una mano con le utenze, signor Kaitan. Adesso a fai danni almeno. Allora, io sto cercando che qua ci sono cord. Ok. No, no, la casa. Il troll del cazzo. Porco Dio, no! Porco Dio, ma chi è che ha devastato tutto? Secondo ma chi è? Te, sì, Gianluca. Ma che cazzo? Secondo te chi è stato? Disastro. Ma dai, ma cos'è sto scempio? Devo fumare una sigaretta un attimo per rilassarmi. Qualcuno mi tiri su per favore. Dove stai? Dove stai? Dove è stato Simone comunque. È impossibile. Ma è volata a casa come un castello di carte, porco Gesù Cristo. Vai Marco. Ma io ho detto che non volevo bestemmiare. Grazie, no, raga, guardate. Prego. No, una cosa pigliamo Simone! Pigliamo Simone! Oh, no. Mi è crollato addosso casa! Non sta Simone! Guarda, lui non si è salvata la cosa che ha costruito lui. Oh, ce l'ho, ce l'ho. Lo stronzo, era quella l'ha distrutta. Esatto. Era bellissima. Via, sei esiliato per sempre! Via! Addio! Vai Marco, vai! Vai, basta. Tira i sassi come Maria Maddalena, va. Via, guarda, via! No, povera Maria Maddalena. È rimasto così quel tronco mentre scendeva dalla funicolare. Ma che vergogna. Guido, non posso fare niente qua, non c'ho... Rampino. Ce l'ho io il rampino, però. Io ora, ne devi andare. Andiamo a prendere il rampino. Viva. Vergogna, vergogna, un villaggio costruito. Non avanti, non volevo tirarti così tanto. Vabbè, raga, andiamo a piare la testa. Ah, deppure. Andiamo a piare la testa, andiamo a fare qualcosa. Dai, andiamo. Andiamo, ragazzi. Aspetta, devo un attimo sistemare un problema che nel nostro villaggio si deve risolvere. No, dannato Dudubbe. Infatti. Volevo bruciarlo. Qua, eccolo. No! Allora, no, ragazzi, crash. Allora, sono uscito io, ragazzi. Io mi pento delle mie azioni. Mi pento. Ah, perché poi ricaricare, è vero. Mi ritorniamo pento nella lobby. Dai, faceva ridere comunque che t'avevamo esiliato. Vabbè, Aci doveva essere bellissimo, ecco. Sta cosa. Rito, ma stavo tirando molto. L'esilio. Ma quindi non voglio essere esiliato, ragazzi. Io
Io voglio niente, bene. Diciamo vabbè, che quando abbandona l'host una riunione per cade capire il server. Dovete fare, ragazzi, esci e poi rientra in lobby praticamente. Va okay. Bene. Mi hanno messo paura, non ho capito. A me mi sei impallato il gioco direttamente, faccio alt F4. Spero che qualcuno poi non è il gioco Flame, ma il PC che qualcuno deve fare un montaggio con una musica proprio tipo suspense. C'è una notizia gravissima. Non ha salvato Andrea Sergio. Nessuno ha salvato quando ci siamo rincontrati, siamo di nuovo divisi. Quella è l'unica pecca, ma la priorità mo sarà subito reincontrarci. Che coglioni. Un minuto. Okay, no, non scartare, non scartare, in bagno, devo fare più green. No, mo siamo 3 su 7 dentro. Aspetta, arrivo. Vabbè. Intanto vi diletto, ragazzi, con dei zoom simpaticissimi. Tipo zoom su Kitano. Non lo so se qualcuno mi deve invitare. Sì. Sto entrando e vi invito. Così l'esilio, mannaggia. Unisciti, Dudubbi e invito. Nezak e... Se Nezak, ciao. Neps e Annamanna. Incredibile. Sono sempre stato lì, ragazzi. Voi non mi vedevate. Riguardatevi un attimo la live, se ha fatto bene. L'invito pure altra gente, raga. Mo' immagini, riempiva la stanza. Ok. Kitano ci sta. Okay. Ci siamo. Cazzo, Mac. Arrivo. Per come. Bene. Ok, manca nessuno. Esco. Siamo tutti. Okay. Perfetto. 7 su 7. Tette petette. Comunque io a questo PC mi sa che devo comprarci qualcosa, perché veramente questo cicca addosso. Non stato pietoso. No, dopo fumo pure io. C'ho il PC io calcolate, che sta già. Calcolate che mo adesso si è mezzo stabilizzato. C'ho tipo 8 fonti, 7 fonti di Discord. La live e il gioco. E sto al 5%, 6% di CPU adesso. Però un pochetto mi sta a laggare il gioco, però mo vado, c'hai le webcam di tutti, è quello. Però comunque sta una bomba al PC, cioè sì, più sì. Di così non lo so, devo comprarmi quello da NASA. Questo era proprio il doppio di quanto me potevo permettere. No, guarda sì, dove siamo. Comunque sì, siamo, secondo me non è ancora al 100%, ma lo sai qual è il problema, te lo ripeto sempre, la connessione che fa essere le cose un po' pixelate. No, ma il gioco che mi va a 40% sì, sì. A 40 fps è il gioco, sì. No, dico, lo ma segna poi Steam. Quando fammi i collegamenti in generale, mo mi sono rivisto delle clip, sì. A volte è troppo pixelato, ma lì è la connessione, cioè non è colpa del computer. È un pochetto Discord mo fa. Scusa, non c'avete la gigabit? No, ma adesso no, stiamo da me che non c'ho, c'ho ADSL, ma misto rame. La classica misto rame del merda. Ma stai in mezzo alla foresta, cioè letteralmente tu stai sì, in nella realtà forest. Sì, sto in mezzo alla foresta. È normale. Messo un sacco di carne, raga, mangiate. Ah, dai. Io sto ancora a caricare la partita. Mi sto a mangiare le mani. Qui tomo dell'elicottero, io. Eh sì, però ti ho detto aspettate che stavo a pisciare, Dio can. No, Don Vito. Aspettiamo lei, Don Vito, fermiamo tutte le live per lei. Vito. Ho detto 2 minuti, porca puttana, mo, o mi venite a rianimare. Ma vaffanculo, Vito, no, lei non deve mancarci di rispetto. No, voi non dovete mancare rispetto al Don, che è diverso. Marco, devi piazza un tronco. È vero. Arrivo da solo che faccio il stavo chi fa da sé. Fa pure io, però mannava. Che sono più utile io. Palle, che cazzo di piume. Perché c'ho la live davanti. Sto ancora a caricare, raga. Mamma mia. Eccolo, Neps. Arrivo. L'ho spawnato adesso. Ecco. Attende che ci sta il mostro che mi ha ucciso. Vieni, Marco, raggiungiamoli. Ok. Ricongiungiamoci. Ma abbiamo scelto il mangia, luogo però. Dove andare. Sì, me la prendo nell'inventario. Che castagnona. Io. Allora, io ragazzi proporrei di andare a prendere questi, aspetta, si ci attaccavano. Aia, aspetta, ho preso poco come coglione. Io ho preso una cifra, sì. E io non mi sono curato, ho ripreso fuoco. Mi sto uccidendo da solo, sì. Praticamente. Così imparate ad abbandonare il Don. Bruciate. Ma dove devo andare? Le pizze che gli abbiamo dato, però ce ne stanno altre.
Oh, decapitation. Si è cagata sotto, amica. Mi sa che non muori pure te. Qua. Sta sull'albero. Io sto pensando. Butta giù l'albero. È andato da solo. Pensavo che stavi seguendo. Scesa, è scesa. Eccoti. Ah, gli ha dato una sciata. Aspetta, è scesa. Butta giù l'arco. Eccola laggiù. Aspetta, che però io mi devo curarsi. Cura di sì. Questi t'ammazzano. Ti attaccano da tutti i lati. Ma sa come l'ho decapitato bello, eh. Oh, un altro. Ragazzi, mi ricordate, io stamattina. Aiaiaia, stiamo a piasciate fra di noi, sì. Dai. Vedi, mo mi sono curato, ma orca troia. T'ho levato tutta la vita. Aia. Ok, speriamo che qualcuno ci aveva qualcosa da mangiare questi. Da curamme. Ah, ok, guarda, c'ho tutte sacche, ottimo, ottimo. Simone, mi copri un attimo, per favore, mi curo e partiamo. Ma io ce l'ho questo. Mazza, manco ne cura. C'hai l'autorespiratore, Anna, levatelo, così corri più veloce. Addossa. Ah. Fai. Grazie, KQ. Ok. Vai a destra, vai sull'autorespiratore e fai col tasto destro, okay. Rimuovi, tipo, no? Autorespiratore, rimuovi. Ok. Ok, a posto. Quindi ci stanno pure le pinne, capito? Quindi wow. Quando vi buttate in acqua, vi mettete pure le pinne. Grazie. Guarda che. Cioè, Mario, mamma mia, quanto è lento, ma che è? Fa quella del legno. Ma io dovevo andare, deve essere la D e la M o le due A? Porca madonna. Arrivo, regà. Arrivo, ancelle mie, ragazze. Titano, che dice la chat? Allora, guarirà da tutte le malattie perché sei un essere speciale, citando Battiato. Io avrò cura di te. La cura. Wow. Hai Boscar? Cando Battiato. Sì. Però io non faccio mai la stessa cosa due volte, Vito. No, ma io canterò ai Boscar, che è diverso. Ah, tu sì. Fai quello che sì. No, anzi, guardi Vito. La gente che... No. E canti? Ma in generale dipende dai sub. E Boscar. No, in base alle sub gift, cioè in base a quando donano io canto quello che vogliono. Cioè se pagano canto. No, mi sto mangiando a mano. Pure Boscar. Cazzo. C'è sta quello gigante, Marco, attento! Una cifra, Simone! In acqua, regà, buttatevi in acqua, in acqua, in acqua, non mi era mai capitato, perché siamo 8 giocatori, sì, un attimo. In acqua. In acqua! Sì, un attimo. Capito. Ragazzi, volete che io non canti? Leggermente... Pagatemi e non canto. Bravo, io pure gli ho tirata una. Bello! Mamma mia, che cazzo di esplosione, sono volati tutti. Ah, stanno a scappare, guarda, stanno a scappare. Sì, c'è un braccio che è volato, Simo, guarda, c'è un braccio che sta a volare sull'acqua. Guarda, rimbarza. Porco bravi, tu. Bravi. Top lunch. Cioè, regà, Simone ha lanciato una granata, sono volate braccia e gambe in mezzo all'acqua, tipo una scena bellissima. Queste si vanno raccogliere, ma mi sa pure la granata che ho tirato lontano, in acqua. Sì. Ho visto solito... 6-7 persone esplodere, è stata una scena assurda. Okay. Fa raccogliere pure tutti i miei. Metal, grazie. Allora, un attimo, regà. C'è un'acqua. Ci sono quasi. Quale ha? No. Aspetta, che c'ho? Guarda lì. Quanta vita c'hai, ah? Poca, però ce l'ho le medicine. Ma è un film o un documentario? Infatti uno lo prendo. Dovrei bere in realtà. Però dovevi mettermi questa cosa meccanica del pagami per non cantare. Come sto, Marco? Gianluchino, ma me le dai una cinquantina di piume? Ah, non è vero, non si possono passare. Sì, aia, sì, si possono passare. Allora passa, me le va. Certo, senza, se perché così passare. Faccio l'arco che mi sento più tranquillo. Io senza arco, regà, se uno... aspetta, un attimo, dobbiamo trovare. Oddio. Non è molto rassicurante. Ci sei? No, Simo, dove stai? Marco. Là vicino. Abbi. Sto Abbi, qua. Guardami un attimo, non ti do la frecciata. Scusa. Sono dovuto diventare qualcun altro. Aspetta, devo tirare su giallo Simone, però. Qualcos'altro. Ah, aspetta, dov'è Simone? Ma che cazzo stai dicendo? Dice che è andato giù. Allora, ma perché te ne sei andato? Sto diventando qualcos'altro. No, vabbè, non è lontano. È una citazione da Darro. C'è pure un pezzo di merda. È diventato qualcun altro. Ce la fanno. Ma non sono...
Non hai visto Arrow? Siamo così tutto il tempo. Come fai a correre dopo tutte queste asciate? Ma c'è tutta gente intorno, Simone. Bene. Sì, c'è tutta gente. Mazza quanta gente, raga, perché siamo tanti. Ma che stai a dire? Corri, voglio. È una canzone. Acci tua. Vai, Vito. Cantacela, come che fa sta canzone? Non la so a memoria. Raga, c'è tutta gente. Gli ho tirato una granata in petto. Raga, tiratemi su, sono un coglione. Cioè, ho tirato una granata, ma è uscito uno da un cespuglio. E quindi gli ha rimbarzato un petto. Li ho uccisi, però. Tornate indietro. Eccoci. Ho perso un dito pure. Oh no. Non lo so. Spero siano morti gli infami, almeno. Oddio, gli ho metto una. Gli ho tirato una frecciata in culo. Vai acqua luda. Ho tirato giù tutti gli alberi. Sì. Cacci tua. Oh, c'è proprio un sacco di gente qua, mannaggia la puttana. Dove si scarica però. Grazie, Giallo. Andiamo. Mamma mia. Oddio che bug. Eccoci, chi è A? Ecco Abby. Ecco, andiamo verso gli altri. Occhio Abby che è pieno di gente. Ma una marea. Occhio qua, madonna. C'è sta uno. Amen. Alla vedita pure Marco. Vai. Scarica. Pure questa. Andiamo. Vai. Sta prendendo tutto, sì? Sì. Siete rompendo. È una scimmia. Ale, non sono pieno di scimmie, ma l'hai da attaccate? Arrivo. Che se l'avete attaccate le devo uccidere, se no. Alba, vai dopo. Tieni ragione. Vai. Vai su. Quando stiamo qua? Che bello. A posto. Se c'è qualcosa, avvisate che io ho già gli esplosivi pronti. Porca troia. Ah, c'è la boraccia. E pensa la lascia grossa, Sì, dove sta il cadavere praticamente? La troia. Ok, a raga, è pieno di nemici qua, annaccia la troia. Io perché sono sceso? Venite alle A. Vai sull'ascia grossa e spingi uno, così ce l'hai sull'uno, capito? Non la so. Grazie. Sono rimasto un po' indietro perché volevo passare a valle, ma il fiume non riesco a oltrepassare come un coglione. Dove stai? Un attimo, sto a raggiungere. A come a bicocca, C come bicocca, C come cocca. Di sto cazzo. Mamma mia Vito, guarda, sei sempre l'eccesso. Ma così facciamo il solito capone. Ma così facciamo i soliti dio. Era una bella chiusura, credo. Non facciamo niente, ci ho manca la pala io. La pala, io non so manco se la tengo la pala. No, non ce l'ha metà. Mannaggia. Regà, una medicina qualcuno ce l'ha? Sì, no, qua è pieno, Abby. Dove sta la cappa? Dove sto io che le raccogli? Ci sto. Non ci stanno? Ma non le vedo. Ce ne stanno due, tre. Eccole, guarda, ce ne stanno due a terra. Ma pure la Loe, se qualcuno ce l'ha, regà, mi servirebbe che qua posso craftare. Che te serve? Qua stanno qua. Questo rumore? È la radio. La Loe mi servirebbe. Non so dove sta la radio, però. Ma la trovo mai. Posso craftare un po' di cure. Non un botto, però delle altre cose. Io intanto faccio quello che ho fatto prima. Prima che esplodesse il server. Anche io faccio la funivia e raccolgo la legna. Ti esiliamo stavolta. No, voglio fare la legna in modo che facciamo lo spawn di piume e altre cosette. Allora, io non ho mai usato la borraccia. Voi? No. Mai inculata. Oddio santo, si può. Vito, per favore. Vito, hai ammazzato tuo cugino, Vito. Hai ammazzato tuo cugino. No, io volevo solo la bicocca. Mamma mia, mi hai fatto gelare il sangue. Pensavo che era la casa. Chiedo scusa. No, Vito, intanto ti rialzo da terra. Non ti preoccupare, vieni qua. Mi dissocio. Intanto poi ti rialzo. Non ti preoccupare, fatti ammazzare un pochino, dai. Parti. Sfermati. Ah, la Loa è solo vicino a torrenti e fiumi. E io mi sono difeso, la città di difesa. Chi è stato? Io da dove sta? Sono stato io, la città di difesa. Fermati. Dai, finitelo. Era un prank. È finito male. Ma perché vi siete fermati? Cioè, dov'è? Fate bravi.
Cioè, mi hai distrutto tutta l'armatura. Uccidetelo! Dannazione! È impazzito! Ho una freccia, io gli do una freccia in testa, aspetta. Wow, raga, l'ho fatto! Che grande soddisfazione! Ma sono stato perché sono tirate per due voi. No, raga, questo è accanimento, però, ya! Yeah. Addossa! Morinato. Grazie, ehi, bravi, vai, ragazzi, della vendetta. Nascondino, vai! Tiratevi su, è finito, basta! Vito, sarei esiliato. Ragazzi, soffia poco! Ma perché soffia poco da solo? Impari! Ragazzi, mi aiutate, per favore. Sono sul tetto morto. Ovviamente sto scherzando, basta. Sono giù, per favore. Non uccidiamo più a vicenda, era un troll goliardico, okay? Era un troll goliardico, okay? Vito è stato esiliato. Meno male. Vabbè, guarda che non ci ho Vito. Guarda che se non... se non ci sono io non c'è content, raga. Allora fammo un po' di cose per le piume che mi servono, ma santo Dio, voglio averci la freccia. Senza freccia, oddio, mamma mia, l'aborto. Vi sto portando l'aborto, ecco, con me. No, non lo portare con te, santo Dio, Don Vito. Perché qua è rotto, Marco? No, è solo, non lo so. Non si può più salire. C'era la scala per salire. Non lo so. È essenziale. Non so chi l'ha rotta. Chiedo scusa al ragazzo, però non volevo uccidere te, tu ti sei messo in mezzo mentre ho buttato la bomba. Volevo andare a mannare. Avverti prima, così me levo, no? Ma poi si levano pure loro due, cioè, è divertente uccidere le ragazze due, non nel senso, no, nel senso, oh, santo Dio, uccidere le ragazze, cioè, ecco, in game, dico, in game, dico, questa cosa, ragazzi, veramente ci distruggiamo fortemente, certo che sei una bella bestia, indignata, indignata, domani a We Met, Vito contro, cioè, veramente, sei una bella bestia, mi fai solo pubblicità, negativa ma pubblicità, oh, porco Dio, oddio, tanto, una figa gigante, abbia tenta dietro di te, dove? Dietro, ma si attira Don Vito intanto. Ebbe la mia mano. Levati dietro, è peggio la situazione. Ma è stata attaccata la figa. È stata attaccata. Una cosa positiva se ti attacca la figa. Se mi attacca questa, no, però. Una cosa positiva. Sai che schifo. Mi venite ad alzare che aspetta, stavo Marco, aspetta, cioè... Marco. No. Qualcuno mi ha preso. Senza frecce, raga, io... sono abituato, io scusa, volevo piangere. Stronzo, tu che sei stato il tuo asco. No, non sono stato io. Non è stato Abby, no, è stato Abby, scusa. Allora, se è così, rivedi VOD e poi non è così. Vito, sei imbarazzante. Ma dov'è Vito? A meno da me ci stanno i prodotti buoni in confronto al 100. Ma se pigliano i gambe di questa? Qua c'avevo un vecchio metodo per rimediare le piume io. Torno alla vecchia maniera. No, il pecorino romano, gamba, esatto. Buono. A me non mi piace il pecorino romano, ma in generale il sud superiore a tutti. Mi dispiace, ma è fattuale. Ma che? Mi sono perso, scusa. No, è per Goliardia, mi diverto a fare il... Sai quando è che ci stava il meme che quelli del centro e del nord contro il sud, io faccio quel che vado contro il centro. E, dove stava il laghetto qua, raga? C'era un laghetto. Okay. Aspetta. Come fa a prendere? Sì. Tu devi capire, Vito, che noi di Roma ci sentiamo proprio superiori perché siamo di Roma e basta, cioè non è nord-sud. No, vabbè, raga, non c'ho le frecce. Sticciate tra di voi. Chi t'hanno incapato con le frecce? No, chi t'hanno tenuto un solo obiettivo? No, cazzo, ho beccato pure dei cervi, cioè sta succedendo tutto. Dei cervi che dormono, non le frecce. Poi gli sparo col ferro. Mi dispiace. Sì, ma le facciamo, ma le fatta queste cazzo di piume? Lo so, sì. Tempo che... Ho fatto la funivia, sto prendendo la legna, mi dovete fare il pasticcino. Ma perlomeno Kelvin, ragazzi, ho fatti voi tutte e due con una cattiera disumana. Ma dov'è quel sordo muto? Dio mio! No, mi dissocio, Twitch, il Cebra ha un suo canale. Okay. Anche... Dov'è il sordo muto? Ragazzi, preparate l'essiccatore. Chi cazzo è? Ma Dio, mi ha fatto via un colpo, Simone. La violenza di una sagoma che mi veniva in faccia. Raga, fate i bravi, ho sbagliato. La funivia via per la legna, perché c'è sta pure la finestra, Simo. Quindi se lanci i legni, quelli là volano oltre la finestra, è una bomba. Veramente, guarda. Mo faccio tutti. Comunque una mano non sei stato tu a uccidermi, perché mentre sono andato giù avevo un HP e sono morto. Quindi non ti vantare di cose. Questa è per gli uccellini, questa. Questa è buona pure per fare armature di pelle. Oh, non sai fare. Di pellet. Allora. Giallo, io sto carico di carne. Mi metti in essiccatore? Vabbè, morivo. No. Aspetta. Raga, io metto la carne sull'essiccatore. Non va a rubatemo.
Ah, prendetela quando è secca. Metti tutti i bastoncini qua. Sì. Ah, non c'è credo che non lo pio. Legame, metto dentro casa, mo torno. Oddio, ma e te rifà la pippettina? vabbè, dai, chiudete dentro però, che uno magari entra, sa, aspetta. Che figata, raga, è arrivato un tronco alla velocità voglio, della voglio luce, stare un attimo da solo. No, ti sei tirato un tronco in faccia. No, perché Simone sta a lanciare la legna e la legna poi cade dalla finestra e vola. E se tu stai lì, ti arriva la legna in testa. Same. È bellissimo, cazzo. C'è stato un piccolo problema, stavo trollando. La casetta te l'ho distrutto col tronco. E mo la rimetto. No, però mi hai fatto perdere pure i legnetti. Dov'è che sono finiti? Sono glitchati da qualche parte all'interno della mappa. Che dobbiamo fare, meno male. Ha spaccato il coso delle piume. Aspetta. No, questo ancora non avevo finito. Se c'è dei legnetti, regali, venite a mettere nel coso delle piume qua. Io ce li avevo. Ok, mi servono anche altri legni per fare l'essiccatore. Io c'ho un cazzo di legna. Ma raga, ma Jerry qua, Frank, Jeremy, qua, no, tutto. John, Benjamin, Franklin, quello lì, quello che chiamavamo con tutti i nomi diversi. Io a la citazione. È morto. No! Ma gli NPC non possono morire. Vabbè, famo un funerale, oh. Ma che cazzo? Ti volevo fare il funerale. Mi pare il minimo, cioè mi sta andando una notizia terrificante. No. Era goliardico. Ah, yeah. Ma in realtà non è morto, aspetta che lo vado a prendere. Non si gioca così sui loro sentimenti per raggiungerlo. No, no, l'ho rintranciato, è in riva al fiume verso il mare. No, lo meno lo vado male. A prendere. Qualcuno c'ha quello. Ah, beh, tipo Castui. Ha perso il senso dell'orientamento. Lo fa perché gli esplosa una cosa. Oddio, vicino alle orecchie. Raga, non so se voi potete guardarlo, venite a guardare. C'è un computer paranormal activity. Sono quasi convinto di non volerlo guardare. Io ti ho chiesto scusa, Anna. Chi è che mi ha buttato la bomba? Vi do 10 secondi e lo butto nella casa e succederà il casino. Altro che sì. No, Don Vito. Sarai bannato permanentemente se lo fai. Sono stato io, Vito. Scusa. C'è un tornato sulla collina. No. Mo mi avvicina e te spara addosso, Vito. No, mi stavo gli accappiti, non ce ne ho più. Stai lontano. Sparo. Nusbari, sono d'accordo, Paradis. Ma ho ucciso, regà, sto sulla funivia. No. Guarda, Anna. Aspetta, Vito. Uno grosso. Allora. Non ti sto sparando e non ti ho fatto niente male. Gli ho pure sparato. Ho sparato. Mamma mia, col ferro lo apro. Che me so perso, regà? C'è un tipo che ha attaccato Simone sopra la funivia. Ah. Oh. Perché Don Vito sta qua a testa di uno? Lascia perdere, guarda. Non so che c'è sta a fare, guarda. Se era come l'altra volta, spero che non lo vedi. Siamo nei momenti di solitudine. Oddio, Dio Can, che vuoi? Stronza, stronza. Simone, io non vedo nessuno, però. Essere o non essere, questo è il problema. Sì, ma a me mette qualcosa in faccia, non fa senso. Vito, però, siamo pari, basta, siamo pari. Ferma, oddio, ferma, ti ho detto che siamo pari, statti ferma. Oh, regà, ma Kevin è bloccato all'interno di una struttura che avevamo costruito noi. È bloccato dentro. Per guarda che lo fa, guarda che c'è. Ricordate? Tocca anche finire sto detto, regà, in mano, ferma. Ma succederà il bordello, ferma! Raga, è il momento di mutare Don Vito. Vito, non si toccano le donne però, Vito. 2, 3, 4... C'è difficoltà a capire chi è Don Vito da lontano. A bicocca ti sfonda, mi sa, Vito. Ho scelto la persona sbagliata. Calma. Che silenzio. Solo io sento sto silenzio. Sì, se n'è andato Don Vito, silenzio puro proprio. Perché io metto il seccatore qua, però dovremmo finire il tetto. Oddio. No, ma ho realizzato adesso che ci sono gli uccellini nel gioco. C'è sta tizio fuori, Non li sentivo. Proprio seccato a me, regà. Dove? Uccellini, sentite qua. Lo vedo, Simo. Eccolo, portacci sua.
dritto in testa, dritto nella gaba. Ammazza, si riesce. Sento pure il fiume, riesco a sentire. Bravi, ammazzatelo, ammazzatelo. È andato giù. È incredibile. Bravo, io colpo in testa e te l'hai finito con l'ascialo. Che schifo, c'ha le budella in vita. Non pensavo che c'erano tutti quanti questi sound effect. Ha droppato un sacchetto. Buono. Prima erano ineludibili. Dei bastoncini, me ne manca uno. Sbagliato. Ma questo gli si può. Il minuto di Vito è finito, ragazzi. Vito tornerà tra 3, 2, 1. Ecco Vito. Affanculo. Anna, Anna, a Bicocca ti ho ucciso. Volevo dire a Bicocca, ti ho ucciso. Così impari. Volevo uccidermi, io avevo pochi HP. Ma si vede che sono un pro player io in confronto a te. A me non ti ho ucciso. Troppo, troppo, Vito, troppo, diglielo. Quindi ora siamo pari e finisce. Non puoi fottere contro Don Vito. Hai capito? Mamma mia, il Chad. E anche un grosso pene. Quello si sa già. Vabbè, però ridiciamolo, Don Vito, non si sa mai. Per magari qualcuno che è entrato adesso, no? Neps, a meno. Marco, io ho 76 piume, se vuoi te le passo tramite una mensola. Te ne posso dare una sessantina massimo. Te le do tutte, perché io ho 20 frecce e non le uso. Buono, che buono. Dici? Sì, sì. Dai, così almeno. Ottimo. Poi farò sta cosa qua. Ma poi sì, siamo pure pieni di roba da magnata, da mettere nelle mensole. Ma mi manca un legnetto per fare sta cosa secca. Guarda se mi si marcisce. C'è una marea di carne, ho ammazzato due cervi. Sto tipo into the wild, raga. Mi manca un legnetto. Non lo trovo. Non stai. Io sto a fare i legnetti. Aspetta, sul tetto della casa, raga, se lo finite. Ferma, non mi fare nulla. Allora, io vado a me. Mi faccio un arco. Ah, dovrebbero bastare, ma. Anzi, io serve, dico. Bello, comunque abbiamo fatto un muro con qua. Pezzi di cadaveri e legna, guarda, tipo i spartani. Io sto in un altro piccolo luogo che avevamo fatto, Marco, e sto recuperando tutto, tipo, sto a prendere più legna possibile, più bastoncini possibile. Ottimo, l'hai definito, vai. Io vado in esplorazione, raga. Vengo anch'io. Toccherebbe andare a trovare qualcosa di utile per voi che non avete. Eh sì, perché non c'ho proprio. Chi è che non c'ha niente, regà? Almeno scusa. Madonna, la carne che ho raccolto. Non posso fare un altro. Ma io vengo, regà. Aspetta, fatemi fare un altro. Recupera Kelvin. Ok. Fatemi depositare altra carne secca. Certo, qua fa. Mi fai la brava. Ok. Servono altri legni, Gianluca. Anna, io sto qua. Che per caso c'è dei legnetti? Oh, fermati. Sono pieno, sto arrivando. Guarda che sto dentro. Raga, basta che non mi trollate, che mi date colpi, che ho armature che... No, ho rubato un pezzo di tronco. Via, Kelvin, li mortasci tua. Perché non viene? Perché se riuscite, finitemi sta cosa. Gianluca. Fermati. Ma c'ho Kelvin che è impallato, sì, non potremmo lasciarlo qua, è utilissimo. Mi devono fare i sassi, le cose. Li mortacci. Vabbè, nei prossimi salvataggi mi sa che sei libero. Ma la mensola dove me ne hai messo? Cretino. Poi lo offendo. Io ti voglio bene a Bicocca. Vieni qua. Basta, ok? AB. Che c'hai dei legni? Per finire sto coso. Pure te, Don V. Pure questo qua delle piume, se potete finirlo. Io ti voglio bene a Bicocca, non ti... Quindi, tutto a posto. Bravi. Grazie. Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ti voglio bene, non mi togli i vestiti. Ok, ottimo. Oh, regà, vi ho detto, non vi rubate la carne, lo sapevo. Nessuno si è pigliato niente. Ma come no? Ecco, è vuota. Ci stanno dei ganci vuoti. Lasciatela seccare, che è venuta, non va bene. Ragazzi, lo sai che mi sto vedendo Overlord? Ma bravo. Meno male che c'ho. Ma non sai nemmeno tu che cazzo è Over. Le mani. In comunità funziona così, Marco. Lo so, ma aspettate che vabbè, si è un anime, sai che in Giappone. C'hanno fame. Quindi. Vabbè, dai, siamo una foresta, c'hanno fame. Vabbè, è vero, dai. Perché fuori invece, Gianlu. Dico solo che aspetta che si secca, però vabbè, è vero. Io sto arrivando con Kelvin. Andiamo all'esplorazione pure noi, regà. Vai, dai, vai. Lo so, ragazzi, è qua ho dovuto mettere la carne. A seccare. Abbiamo la lettera N. Andiamo, dai. Okay. Let's go. No, aspettate solo un attimino. Anche vabbè, ora raccolgo un po' di legna e faccio i frecci. Regà, ma la tessera. Andiamo, arca dio, è una trappola. Ma vaffanculo. Pure io ho preso fuoco prima. Buttate nel lago, buttate nel lago. Ormai. Ormai è tardi, lasciamo.
Ma si è spento. E che stavo a dire? Lo raccoglie il legnetto. La... L'abbiamo presa la prima tessera o abbiamo preso una solo sì. La pala? Una sì. Abbiamo presa. Okay. State raga che mi sta a fa male il collo. Allora, intanto serve. Esploriamo, oh. Che ne so. Adonvi, ma mi sta a metti via di allora, testa. Io consiglierei di andare. Nasce Hai un torto lì. E mo ho preso pure fuoco. Capito, metti via di testa. Proprio nel vero senso della parola. Cioè, io direi di andare. Volta, una fridge. Ok, aspetta. Io vado al punto e voi mi raggiungete oppure volete già venire verso di me? Ah no, Don Vito, santo Dio. Volevo uccidere Neps, ferma! Sti cazzi di chi volevi uccidere! Ma o mi dai una cura, Neps, perché mi hai tolto più di metà vita. Io ti ho messo i piedi in te. E poi, madonna! E poi ti posso cantare una canzone, Vito? Ma chi è che mi ha ucciso? Finisci, Abby, hai rotto tre quarti di cazzo! Oh, porco Dio. Ma perché mi hai ucciso a me? Sono in inventario, aprendo, Don Vito, ma sei stato tu? Ma sì, no, sono stato io, ma mi ravo a Vito purtroppo. Ah, ok. No, se no guarda, pensavo Elena veramente, Don Vito. Ragazzi, io sto andando. Oh. Okay. Oh, donna Dio, mia, che violenza! Dove stai? Tu sangue, no? Ma tanto devo passare più o meno dove state voi. Sto andando dove siamo andati quando stavamo in live da te, praticamente. Okay. Dove sta la chitarra e la motosega. Hai spaccato il pavimento. Perché là c'è la Guest K-Card, che è molto importante. Sì. Allora ti aspetto qua. Guarda, io sto andando dritto per dritto verso... Che colore sei? Aspetta, ma dov'è? È il rosso, tipo mezzo arancione, quello che tieni davanti, Neps. C'ho il simboletto, io c'ho un simboletto, c'ho. Don Vito, dai, veniamo in pace. Vengo pure io, Dai, andiamo, no. Che mi sono messa a craftare un po', vai. Ok, perché là a me mi va di venire là che mi trollate. Ti do 10 secondi per chiedermi scusa. Uno. Anch'io. Due. Magli. Tre. Ecco. Fai i nomi. Quattro. Tutubi, Kitana, Bicocca, anche tu con la N che ma che vai da me? Ma a me che c'entra? Ho preso solo una sciata. Oh, e Anna. Eppure io e se certo. Io ho ripreso, Don Vito, ho ripreso. 10 secondi, uno. Se no che succede? Scusa. No, voglio vedere, voglio vedere, sono curioso. Inizia lei una guerra. Cioè, sono più curioso di quello che succede se non diciamo scusa. Purtroppo. Uccide una vagina. Ah, non lo so. Madonna, ma quanta vita c'ha? Ma ha seccato, dai, su, ma gli ho dato 3000 colpi. Ah, è morta. Però sono morto pure io. Quindi dove stiamo andando adesso, io, Flame e Neps? In un luogo dove c'è la Guest K-Card. Okay. Una chitarra e la motosega. Non so se pure da voi, ma da me si fa il falò. Sì, qualcuno mi tira per San Gennaro là, per San Giuseppe. Tirate su Dudubbi. È esploso, c'è stata un'esplosione assurda. Ma che cosa fate a Sant'Eramo? A Sant'Eramo. Beh, se mi chiamo Don Vito c'è un motivo. In primis sono molto vendicativo. È ma per quello che le hanno dato chiedo. Ma è per quello che le hanno dato l'appellativo di Don? Molto moderno. Il Don. No, ma nessuno mi tira su, vabbè, è andata così. Sì, sto dall'altra parte da... Dove c'è, sei? Vicino da te ci sta, tipo verde, chi è? Chi ci sta? Ci sta uno... Umaron, mi ragazzi! Chi è? Non vedo vicino a te, sì. C'è un coso che fa... Poi ci stanno Marco e Abby che stanno un ma po' più ma io sono lontanissimo, Simone. Che non viene rinasce. Vaffan. Cioè, vabbè, aspetta. Porca vedi un po' quando rinasce. Venga, da una mano quando rinasce. Vabbè. Regà, ma è meglio se venite problema. dove stiamo andando noi, perché è figo. Marco, via dove stiamo andando, perché è arriva, figo. Arrivo, aspettatemi. Dove sto io c'è sta la vagina. Oddio, scimmie. Arrivo. A te non ti salvo. Comunque c'è un problema, giusto un piccolo problema. Tipo? E mi è scappata una bomba. Oddio, ma lei è veramente folle. Guardate che sono vendicativo. Oh maronna santa. Imparato a fottere con Don. Un cervo così, incastrato. Cazzi tua vita.
Guarda che ti sei messo contro Simone più che altro, che sei buttato giù tutta casa. No, tutta no, cervo magico fantasma, ecco, è scomparso. Siamo arrivati, ragazzi, vi aspettiamo o ci adentriamo? No, aspettate, giù. Arriva, arriva. Allora, sono le 22:19. Sta fa buio, regà, ci avete tipo poco. No, no, è la vita reale, intendo. Ah, ok. Bene, una quarantina di minuti siamo ancora. Voglio vedere quanto tocca aspettare. Sì, la live la famo durare fino alle 11. Poi no, vediamo, no, 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 non è per la live, è la mia pazienza prima che entro per cazzi miei. No, ok. Sono quasi arrivato. Lo so, sì, qua è in casino. Siete lontanissimi, porca puttana. Mi conviene che muoio o rinasco. Ma che effettivamente avremmo dovuto mettere tipo un sub goal per continuare, che ne so. Ma quando siete Money Griber, poi vi lamentate di lo so, Vito, guarda che io ho letto, Vito, io ho un libro a casa che si chiama Come essere Money Griber. E io lo seguo alla lettera, per quello che mi chiamano così. Vi lamentate di me che faccio il sub goal per fare la IRL in cosplay. Ma perché mi si stanca così subito? Non tu, nel senso in generale. Io intanto creo delle piume. Ammazza, siete lontanucci però, eh. Non avevo considerato. Sto venendo. Vengo. Vedi qua, ti faccio una torcia. Vogliamo l'energia. No, porco Dio. Però non entrate, che aspetta che sto una baretta energetica. Ecco. Ma questo non è solo sordo. Oh, che cazzo è? Dio, Dio, aiutare. Cioè, do accettato all'albero, mi viene incontro. Ok, I'm back. C'ho la scimmia dietro, ragazzi. Ok. Ah, sei portata tu, quindi? No, che coppa ne ho io, non so se... Finalmente le piume. E le frecce. Quasi ragazzi. Io le sto a creare qua le piume, eh. Vabbè, corra, guarda. Dai. Difendetemi un attimo, raga, che sto a fare due frecce. Non te lo permetto di dire. Regola schitano, è tornato. Eccoci. La difenderemo... Allora, intanto spero che là si fanno qualche... Aia! Che è stato? Non l'ho fatta apposta. Un Vito. Vito, io posso... No, sempre lui, io. Vito, fermi, posso fare tante cose. Ma fermi, tante. Fermi, che è una bomba. Stanno facendo buio, ragazzuoli. Quindi, andiamo. Dormi, tocca. O entriamo. 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 Entriamo in grotta. Dove è? All'interno. Grotta qui davanti? Sì, aspetta che metto, metto una luce. Dov'è l'entrata? L'entrata stava... Oddio, qua. Non più. Lo sto io, sono entrato, ecco. No, regà, è qua l'entrata. No, sì, qui della M. Ah, no, aspetta, sto riuscì. Madonna. Okay. Qua sotto, guarda pure. La trovata del guidance. Ah, ok, no, ho capito, mi ero sbagliato. Forse quella luce. È l'uscita questa, forse, non lo so. No, sta sul radar. Dovrebbe essere entrata. Cioè, siamo entrati? E qua... Dovremmo in teoria. Mi sa che c'è la stampante 3D, no? Non mi pare, la situazione mi pare un po' più. Ah, no, sì, è Oddio. Vero. Sì. Che è successo? Sì, mi ha laggato, raga. Non viene che mi ha laggato, io pensavo che mi era esploso tutto. Porco due. Sì, un po' mi ha laggato pure a me. Sarebbe lagga pure a voi, mi sa. Vabbè, raga, fatevi la boraccia se non ce la vedete, che potete raccogliere l'acqua e ve la bevete in più riprese. Poi è fondamentale che ve fate la boraccia, sicuramente. No, metto il... Ah, Flake, qua c'è stava il pompa, ve? No. No, qua non lo so, qua io non l'ho mai visto. Stava la motosega. Ma chi è che mi mena? Mi spinge? Come fa a spingermi? Io non qua c'entro la motosega, la chitarra e la West K-Card. Ok. Vai, bravi, ma che oggetti si possono costruire? Ah, le frecce. Beh, mazza, 50 meno frecce. Io mi creo la borraccia per me, andate via, il chat deve creare. Chi è che vomita? Se tiro... Guarda che... Ti prendo e ti faccio zappare la terra, Marco Chitano. Ma che ne sai? Che vuol dire? Perché Marco Chitano? Cioè... È perché sei tu l'unico con la freccia. Non è vero. Ma la finisci, madonna. Non so io, non c'ho la freccia, guarda, controlla. Ma se non sei tu, vendetta vera, non finirò in galera. Oh,
ma che Don fai Vito? Vito, ma l'hai ammazzata, ma sei cretino, ma che è successo, regà? Don Vito, che è successo? Vabbè, Simo, puoi fare per favore start e spelli Don Vito, è impazzito oggi, spelli Don Vito dalla lobby e spelli Don Vito dalla lobby. Sondaggio in chat, ragazzi, volete Don Vito fuori o dentro alla lobby di gioco? Raga, finitela. Sondaggio in chat, che non vedo più questa luce, quanta luce, oh. Ti sono mancato te sotto mappa, ti ho visto, stai sotto mappa. Ma raga, non vedo più niente. Stai sotto mappa. Stai, ti ho fatto entrare sotto mappa. Cazzo è successo? Oh, non muore più, te precisiamo perché non sono frecce proprio depinte. Ma magari tu sei sotto mappa, Vito. No, è una mano che l'ho buggata sotto. Sì, sì, è specificata, l'ho vista io. La chat sta scegliendo, c'è la chat che sta prendendo parola, il tribunale sta prendendo voce, attenzione. Ma perché siamo entrati in questa grotta? No, sì, mi è stata a levare l'armatura. Stampasse la roba. Ok. Meno male. No, ma in realtà no, non bisogna stampare solo la roba qua. Lo recupererei frecce se scompare. Se abbiamo la tessera, possiamo entrare qui. Okay. No, le frecce. Io non ce l'ho però qua. Ah no, sono rimaste qui per alcune. Com'è possibile? No, bella la maschera. Raga, ma io ce l'ho io, raga, ho aperto. Che cazzo di ce l'ho io. Top. Aspetta, ricordavo che l'avevamo presa, Cristo Dio. Occhio, raga, che qua è pieno dei mostri, Vai, raga, ma stiamo a giocare. Entriamo con palle fuori, Don Vito. Don Vito però non tira più le granate. Don Vito la chat ha votato out. Anna, attimo, perché io sto fuori, io sto fuori e perché mi ha buggato tutto, Vito, per questa è per fare la maschera. Io vendetta, ma vendetta di cosa, vendetta Vito? Io sto per cavoli miei. Questa è un assorbente, raga. Ah, slitta, santo Dio. La maschera, rampino, il tessuto, io mi faccio la maschera. Scusa, ragazzi, chiedi scusa, Vito, vabbè. Allora, Vito, facciamo così. La chat ha votato out al 77%, quindi noi dovremmo espellerti dalla lobby, ma ti espelliamo al prossimo colpo che tirerai anche per sbaglio a uno di noi. Espelliamo. Se per sbaglio significa che non l'ho fatta apposta. E a me e al Duca non gliene frega un cazzo. Duca di sto cazzo. E t'attacchi al cazzo te però, perché io ti espello, testa di cazzo. No, fighissimo. C'ho la maschera rossa. Ti voglio bene. Oh, bello io, Vito. No, ma dai, qua ci sono persone che stanno in live. E adesso la povera Anna chi la va a recuperare, Vito? Si fa tutte le cose. Se me che il problema essere... è che qua fuori è buio, Vito. Non allora si vede un cazzo. Hai capito? Cioè, proprio, vengo io, Anna. Grazie, Neps. Ma non siete proprio niente. Missione di recupero. Che noi intanto aspettiamo qua, vediamo. Senti, ma vabbè, la maschera qualcuno se l'è mai fatta? Vai, me stanno pure ammazzando, hanno pure ammazzata. Ma sai che hai fatto? Eccola. Prima di tutto bisogna andare a soccorrerla perché bisogna entrare tutti quanti insieme. Ma poi se entriamo così in due, se ce ne saranno un botto. Cioè, ma la maschera... Più persone ci sono e più mostri ci stanno. Significa che ci saranno tipo 800 mostri fregni, secondo me. Sì, sì, ma sta maschera... Ma è abbastanza inutile, ragazzi. Qua. Che cazzo serve? Ma No, la devi tenere in faccia quando vai in giro per non farti capire, riconoscere dai selvaggi. Non però, mi riconoscono. Sì, ma per... nel senso, non devi come stare troppo vicino, se no puoi riconoscere. Allora, da lontano, non gli agri. È che cazzo questo serve? Ecco, la devi no, ok, io sono morta, Come sei morta? Mi hanno ammazzata. Grande abbia si sta a fare il tessuto, bravo. Molto meglio. La maschera vicina, proprio fatta inutile, vaffanculo, ma stai vicina, stai vicina. L'ho fatta pure io, non ti preoccupare. Ah, ok, ma è un oggetto inutile, però. Non sei rispawnata, No. Stai là, ferma, ok, sto arrivando. Sì. Che bella cosa. Raga, c'è sta la porta aperta, io non so se escono mostri, quindi arrivo, dov'è? Venga a darmi una mano. Ho aperto la porta con la carta all'interno. In teoria no. Se intanto volete andare a dare un'occhiata, ma Arcoli, qua sta la palestra. Io non mi sono azzardato a entrare, se no si scatenano i mostri. No, no, non mi azzardo, però. Ho aperto la porta la live. Mi metto sulla porta. Esatto. Mettile sulla porta. Madonna mia, che paura. Mettile sulla porta. Vai. Ci manca la luce. ma mo se divertimo, regà. Stiamo andando a recuperare Anna. Io sto a cercare. Sto quasi per respawnare io, Sto per strada. Ma questa è un'altra cosa ancora che non ho mai visto. No, ma sto lì proprio. Ma io qua sotto lago. Oh, c'è uno, lo vedo, Ce la faremo, ce avvicino, la faremo. Sto avvicino. C'è sta pure che c'è uno, c'è, l'ho visto. È morta. Sì. Aspetta.
Aspetta. Poi tocca. Niente. No, te giuro, l'ho rigato adesso. No. Qua stavo. E lasciamo, tanto ormai. È tanto ormai, Vito, tanto è che io sto in live, tanto. Cosa ce ne fotte? È vero, Vito. Cosa ce ne fotte? Ragazzi, io però vi saluto perché non ce la faccio al respawn, va, non. No, stai, 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 no, metro, no, sta, ma aspetta, stiamo a metro. Cioè, sto perdendo un botto di tempo, veramente, non si vede un cazzo. Chiedo, chiedo, no, è un momento di panico. Se vai per colpa mia, chiedo scusa. Vito, vedi un po' te. Completamente a casa. Comunque è vero, raga, c'è stanno un botto dei nemici qua, raga. No, ma c'ha ragione Anna, raga. Qua ci stanno i nemici, quelli forti, quelli boss. Ma poi è buio, non si vede proprio niente. Cioè, non ti. Non... Allora, allora, tutti, tutti a prende Anna, tutti, tutti in gruppo. Mo, capace, ma metà strada, raga. No, raga, è un po' greve la situazione. Si vede, ma pure qui. No, ci sono i nemici, quelli grevi. Grazie. No, aspetta, aspetta. Grazie per il ride, Giorgia Facci. Grazie mille per il ride. Grazie, Giorgia. E i tortellini, grazie, sono Giorgia, buonissimi. Abbiamo fatto dei tortellini prima in live. Cioè, diciamo che Giorgia viene a. Abbiamo tortellini, vabbè, alla Paolo Di Bala. Ho aiutato come potevo e sono buonissimi, bravissimo. Vai, top. Anna, si liberi. Ma non sai cucinare mai quando, come si liberi, me. Siamo qua, si liberi. Ecco, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Io oggi mi sono fatto i pancake. Pia lo zaino. Dovrebbe far fare l'armatura schifosa. Regà, se mettiamo a cuore qualsiasi ostro c'è sta, noi non ci fermiamo. Sì, c'ho, sì, c'ho, sì. La, c'ho la pila scarica. Porca troia, okay. Mi sono cagato addosso. Cambiata la pila, andiamo, andiamo, andiamo. Sento dei versi strani, okay, qua. Ok, andiamo. Seguitemi, seguitemi, seguitemi. Dai, gira, dai. Allora. Seguitemi, stiamo, seguitemi. Calmi, via, via, via. Stiamo tornando, ragazzi, stiamo tornando in grotta. Bene. Io qua ho messo una tenda, non a caso, per poter salvare o dormire. Io ora salvo intanto. Meno male tieni la torcia, va. Di ramen. Fai spingi il tasto, mi sembra che sia L. Oddio. Di Lecce, ti dovrebbe tirar fuori l'accendino, ah. L, cioè, L di Lecce. Sì, 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 ma si vede sempre comunque poco. Prendi solo quello in mano. Meglio dar buio, capito? L'accendino, ecco, capito? Ecco, ecco. Sì, 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 ma ce l'ho, ce l'ho. Meglio vi sto seguendo, sicuro, vi sto seguendo. Ok. Questa ma sono parata nei centri sociali. Alla grotta. Ma così lontana stavo? Eh sì, perché sei spawnata nel villaggetto dei indigeni. Ok. Quello più vicino è quello. Ma che sta, ecco, fa, siamo arrivati. A bombetta. Troviamo l'accesso. Eh? Sta a fare una bomba. Sto morto. Che ho sentito questo, un verso strano vicino morto, a me. Tutto raggomitolato, tutto che accartocciato, qua. Arrivo, ah, arrivo, qua, sì, qua, l'ho visto. Qua, ho già inquadrato. Seguitemi, seguitemi. Vada, sì. Oddio, però c'è un bimbo. Ho ucciso il bimbo. Però è qua. Aspetta, come cazzo se leva? Porco. Porco lui. Non do bestemmiare il signore. Siete, allora, scesi? Cazzo sta, cioè... aspetta, non... Guardate se trovate l'accesso alla grotta. Aspetta, dobbiamo essere tutti. Vedi? Eccolo. Qua, 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 qua. Aspetta, aspetta, ah, ecco, aspetta. Siamo qua. Siete qua, qua. Segui, 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 segui. Ecco, ok, a posto. Vai, stiamo entrando, ragazzi. Siamo, vai, tutti, entrate, dai. Chiunque cade, rialziamolo, ragazzi. Non fatevi, sì, ammazzare qua dentro, se no sponate dove una stanno gli indigeni. Tutti assieme, che inizia a essere stanco. Sì. Esatto, bravo, perché c'è calata la stamina. Qui, qui, vai, qui c'è una tenda. Andiamo a letto tutti, ragazzi. La tenda più vicina ce l'abbiamo pure noi qua. Perché ho equipaggiato una gamba? Dove sta Abi? Se può dormire, vai, qua, dove sta Bicocca? Sì, sto a mangiare. Oh, okay. Ma ho pure una qui salvatina tattica, nel dubbio. Ma dove si dorme, sto qua dormendo sotto, invece? Vai. Ah, eccoci. Dove sto io? Pure io sto a dormire, eh? Aspetto gli altri. Salvo e dormo. Top. A posto, ne mancano due. Gli stiamo, gli stiamo. Ne manca uno. Salvo qui e dormo. Ecco qua. A posto. GG. Top. Come Giorgia. Salvo. Pure io so cucinare, meglio di tutti. Top. No. Non ti sento. Oggi mi sono fatti. Ma no, non ti sente, perché se te sente la nostra relazione rischia. Quindi. C'è scherzo. Dobbiamo raggiungerli. Che dobbiamo fare? Abbi, che sta facendo? No, comunque oggi mi sono fatti i pancake, però siccome ho utilizzato il latte di cocco sono diventati tutti vedi bianchi. La pelle. Il latte di cocco? Di cocco, the sort. Meno male non hai sorelle e posso fare battute su tua sorella che non ne hai. Top, c'ho tutte armature di pelle, no. Quindi posso farle.
Ah, raga, fatemi una foto. Mi faccio un'armatura completa de pelle, calcola quasi. De pellet, come Don Vito? De pellet. Di pello, dai! Non dire di minchia, pello, io ho detto che quando verrò il Pasqua, vero, col giubbotto di pelle. Tu hai detto, allora, però pello, è stato dai. Già me- è stato, però ragazzi, buoni un attimo, è stato già messo a copione che tu verrai no, con il giubbotto di pellet io... e chiederai scusa a Wydalf stringendogli la mano. Allora, è stato detto hai nominato quella merda, quella cosa non la faccio, io esco. È stato scritto questo a copione. No, no, Don allora, Vito. È stato scritto questo no, nel copione di boss. Vado a nominare quella merda, eccetera, eccetera. No, io esco. Vito, se ce ne vai non torni più, no, perché qua ci fai fare tutte le scene, le mofate. Eravamo d'accordo così, gli chiedevi scusa, hai perché costringeva della mano. Cazzo ancora vaffanculo. No, Don Vito, no, lei granga con noi, non le volevamo bene. No, no, ma, no. Ma che è successo? Non ho capito un cazzo. Vabbè, ha menzionato Wydalf e se n'è andato come un bambino, mannaggia. Capito, torna dentro, non faccia il coglione. No, allora dovete smettere di nominare quella merda. Ma Vito, mutalo su, Dio, mamma mia. Server, per favore. Basta Vito, io andiamo Abby. L'ho mutato. Dai. Un professionista, poco rispettose verso colleghi con la partner, veramente io non ho parole. Ma poi un pro gamer, da un pro gamer non me l'aspettavo. Offendere persone veramente nel 2023 penso che ancora faccia ridere, no? Ma che gente. Ma poi merda. Porca cioè, troia, brutto, raga, che versi merda. brutti, la figa. La figa è qua davanti. Don Vito è veramente una bassezza. Chiedo scusa per lui comunque, ci dissociamo. E Frecce, ero pieno. Nei confronti di un partner rispettoso. Aspetta che gli tiro la monoto. Aspetta che voglio smutare un attimo Vito perché mi sembra che voglia dire qualcosa. Che Vito? Ancora, sono rientrata, almeno così potete sopravvivere. Bravo. Dai, Vito, uno di noi. Occhio che qua la situazione è molto pure io tengo la molotov, che facciamo? Non lo so, gli ho tirato 60 frecce e non sembra voler morire, orco Dio. Marco, ti sposti, vediamo un attimo. Sì. Ecco, uno. Grande Vito. Ecco, Vito. Oh. E io con quella schifetta non ci faccio pace. A posto. Oh, si è accesa la cosa dell'acqua. Aspettate. Si è chiaro. Sta sburando. Sbura. Cristo, la fregna, sono saltato. No, cazzo, ora aspetta. Occhio, Abby, sta qua. Sparava addosso alla fregna, so, dov'è la fregna? Ma qua la fregna, lo so. Sono saltato, raga. La fregna, dov'è la fregna? Da qua. Eccola. Nonna. Tirate fuori il ferro, raga. Se non usate mo' il ferro, non lo usate più. Pezza di merda. Aiaia. Quanto cosa? Dio. L'hai dato 8 asciate. Just, non ti consiglio di scherzare. Spara, chi dà? Hai un'antipatia, Don Vito, ti cura. Oh mio Dio. Posto sei diventato già antipatico. Just è una blacklist. Ah, regà, qua dobbiamo trovare sia dei collezionabili che sono carini, sia delle armi molto utili qua. Sì. Oddio. Ma me lagga troppo. Me flame lagga, regà, come cazzo faccio? E perché quella è colpa vostra, così imparate a fare. No, Don Vito, prego, non fa che ritorni e ci tiri le granate, mo che davvero ti faccio bannare dalla lore, mi impegno tutto me stesso. Ehi, io penso che farebbe veramente ridere se adesso mi hai ucciso, caro mio, poi non mi dire che non ti devo chiamare in quella maniera. La quale? Vito, secondo me chi ci ha detto ma comunque, niente Don Vito ti faccio secondo me con voi, meno male Don Vito, secondo me dovresti venire qua e mirare solamente il chitano, secondo me Don Vito vieni qua e goditi di questo. Oh, ma si muove questo, si muove, è un bug. Goditi questa relax, oddio. Senti questa musica, c'è? Senti l'acqua, no, non mi interessa, come scivola dalle rocce. Fa questo rumore rilassante. Vieni qua. Un cazzo di cyberbullo, bullo per cose gravi che mi ha fatto, che con prove su prove. Cyberbullo perché mai? Tutti bulli. Sono tutti bulli. Tutti bulli. Vai. Oh! Ho prove su prove di quel depensante di cose gravi. Ma era Gianluca. Cazzo è che mi ha levato tutta la... Ma chi è che mi ha levato tutta l'armatura e quasi ucciso? Ma questa è follia. Pensavo che era Don Vito. Follia. No, Don Vito. Uno più rincoglionito dell'altro. Marco, cioè, veramente... è stato bellissimo. Non
capivo. La fiera del rincoglionito oggi stava con la rabbia di Luana. Così imparato a fare le teste di cazzo, cretino. No, Don Vito. Ma solo perché White Alpha è più bravo di lei a intrattenere, no, non si deve incazzare. No, 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 ah, così, allora, continua, allora, siete dei figli di puttana, no, di odio. No, 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 Vito, no, no, basta, basta, no, basta. Aspetta, che lo sto mutando, no, ma. No, no, lascialo, te prego. Mazza, volevo ucciderlo così, sarebbe stato, no, bello. Giallo, mi dispiace che ho ammazzato te. Si è disconnesso. Lo so, raga, scusate, perché tutta quella rabbia che ho sfogato, vabbè, dai, mo' Don Vito si può sfogare. Ma no, si può sfogare. Allora, oddio, io santissimo, no, prendermi, vado e non gioco più con voi. Mi sembra, no, no, non gioco, no, gioco, no, più con voi. Mi sembra di tornare, no, a fare, no, al fantasy modificato. Oh. Sai cosa che cazzo ci ho passato con quel coglione là, che sono andato in depressione e mi sono pure incazzato, sono stato un male poi un anno e mezzo per colpa sua e degli amici, degli amichetti suoi. E dovete risolvere, però, Vito. Risolve di sto cazzo, sai che cazzo mi ha fatto lui, sì o no? No, non lo sappiamo, Don Vito, non siamo riusciti mai a capire cosa le ha fatto. Le devo dire la sincera verità. Bullismo. Cioè, abbiamo mai capito un cazzo. Bullismo. Pure offeso. Esempio. E voi che gli date, che pure, che tranquillamente, mentre era stato bannato, c'ho pure le prove, lui aveva creato account mentre era bannato ed è venuto sul mio canale addirittura con un altro profilo ancora, mentre gli avevo bannato il primo account, che si, il secondo account che si era creato perché non voleva avere problemi miei su Twitch, mi è venuto a offendere pure con un altro account mentre era ancora bannato. Sei sicuro? Hai le prove, porco Dio! Hai le prove, ma se, comunicale a Twitch, se fosse vero. Farebbero qualcosa. Ma secondo te, Twitch, ogni volta segnalo gente che mi fa del male e non fa quasi un cazzo Twitch. Mannaggia. Va bene, comunque non ci sono delle sedie apposite, Don Vito, questo è Play Cerbero. Sì, no, voi mi prendete per il culo. No, voi Don Vito, abbiamo soltanto detto White Alpha. Qua c'è la tessera, regà, me sa. No, mi dispiace, ma non gioco più con voi. Comunque è un grande intrattenitore White Alpha, anche un bel fisico. Sì, un intrattenitore di tua sorella, intrattenitore. Vabbè, ho capito, a te mi puoi dire figlio di puttana, io posso dire che White Alpha è un grande intrattenitore. Sì, vabbè, andate a fare in culo tutti qua. Guarda che comunque anche gli addominali meglio di voi. Di nuovo col Cerbero, non mi vedrete mai più in Cerbero. Tengo una tessera in mano io, tengo una tessera in mano, Arnold Crano. Vai a fare in culo, andate a fare in culo tutti quanti. No, Vito, non si arrabbi così. No, sì, andate a fare in culo tutti quanti. Ma la tessera è di una persona, raga. La tessera è di una persona. No. Vabbè, raga. Scusa, la tessera è di una persona. Io tengo una tessera in mano. Sì. Eccola, la tengo io in mano. Brava. La tessera. Ottimo. Eccola. Sì, sì. Brava. Qualcuno la prenda al posto mio perché sono poco responsabile. Io c'ho una chitarra, guarda. Molto di follia. Anna, ma Simo, tanto tutti possiamo prendere la stessa tessera. Qua so, guarda, qua l'ho presa, qua, raga. La chitarra. Sì, ma l'abbiamo già presa, Anna, ce l'ho già aperta la porta. No, io no, io non l'ho presa. Qua, ma ho già aperto la porta. Vabbè. Ah, ok. Basta una volta. Questa porta qui a destra. Okay, questa qua lo arriva tutto, regà, c'è la chitarra sul bar, c'ho se la volete bigot, sopra il bar qua dove sto io adesso, no, che magari chi vuole la chitarra che è collezionabile, c'è, si può suonare e si può spaccare. Ma adesso io avremo io avrò fatto bullismo qua. Anch'io dove sto io, santo cielo, sono un bullo, non la vedo. Il qua, bullismo abbi qua. Non ti rende forte. Perché l'ho già presa, dovrebbe stare qua sul bancone. Sì, sì, è forse, qua, qua. Forse qua. L'ho già presa, io. Perché non la vedo. Può essere, può essere, può essere. Guarda se ce l'ha in tasca. Mi sa che l'ha già presa, se non la vedi, perché è grossa. E dove sta? Sta sul bancone, Simone. Sul bancone. Dove sto io qua, Simone, qua. Ok. No, non vedo niente. E allora forse la tieni già. Forse l'ha presa già, sì. Vabbè. Sprecato un corpo. Ci siamo tutti. Beh, no, c'ho due Gianluca. La tessera. Che dobbiamo usare della forse. Ok. Io mi sto a ricaricare la stamina, sto a mangiare e beve e ci sono. Ma pure qua se va. No. Ok. Ma tanto te c'è da mangiare, raga. Sentite che silenzio però, sì. Bello, posso dire. Che strano. Rilassante. Particolare come situazione. Sì, ecco, aspetta che tu. Vero, Gianluca. Caddio, sono sprecato tutti i corpi. Ciao Rick. Tanto ti ho allungato la live dei 20 minuti perché siamo tutti rinnappia Anna, gente che è morta, terza volta che ci ammazza. Ma io purtroppo non uno ci non posso capire. Fare niente, quello mi ha ammazzato. No, non dico te Anna, per quello dico proprio qua, perché ti ha ammazzato Don Vito per l'ennesima vendetta immotivata. Oddio i mostri! Oddio, oddio! Ah!
fortissimi, aiuto! Madonna, tutte fregne. No, chi mi si è messo davanti, cacchio? Ho sparato un testo. Spara, spara, Genna! No! È l'unico modo, Genna! Soppia a fuoco! Morto! Ha sborrato! C'ha la granata! Sborrato, ha sborrato! Ha sborrato malissimo! Ha sborrato! Schizza male. Si sarebbe bello adesso invitare White Alf a giocare, all'impro. Dire che è bravissimo, un pro gamer. Dalla bocca, veramente, un casino. Boh. Chi è, chi è? Ma tra l'altro ci ho fatto la live ieri con White Alf. Vedi? Bravo. Meno male che non gliel'ho detto a video, sennò mi ammazzava appena entravo in game. Madonna santa. Oh. Da questo prendete le armature. Sì, sì, infatti l'ho prese. Ah, è una fitta. Calla, messa a fatti per voodoo. Prendete, prendete. Ma allora, quindi sostanzialmente qui dentro non c'era cazzo? Ma boh, no, siamo usciti da adesso parte. Bisogna proseguire, bisogna andare avanti. Oh, abbiamo aperto. Avanti, no, dobbiamo trovare la motosega, ragazzi. Oh, è buio, io ho paura. Grazie Virginia, scusa, non t'ho ringraziata. No, 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 scusa Virginia, è che stava succedendo una cosa. Ovviamente, grazie a chi sta sabbando da noi, che ora Marco Ghitano. Grazie mille Virginia. Quanti grazie erano? Mille ragazzi. Che cacchio sarà sabato? 17 mesi. Devo proprio leggendo i nomi proprio. Era Fernando, grazie Fernando. Marco, che lei ha le feed su OVS, come direbbe Cane Pazzo. Ecco sì. La motosega, regà. Però adesso motosega. Ci stanno tutti i commenti. Eccola. Dei mod. I feti. Andiamo a K-Q. Prendere la motosega, regà. No, i feti, regà. È andata Virginia. La motosega, c'è qualcosa motosega, che non eccola. Va con la mia col mio polmone destro. I feti, feti. E mo i feti famo fuori la motosega. Lo sa motosega. Si sordi e ci stavano qua sotto. Oh, su tu. Dove sta sta motosega? Qua c'è un cadavere che sta sulle poltrone gialle. Eccolo. C'è un cadavere con la motosega addosso. Bellissimo. Buona. Ma per tagliare l'alberi è una bomba. Bellissimo. Sì, è una bomba. Infatti molla andiamo. Madonna, quanto mi spiace che non c'è Don Vito che proprio la motosega. No. No, è vero, Don Vito. Don Vito, non avrai la motosega, dannazione. Come dai Vito, che poi non ce l'hai nelle vi prossime dentro, puntate. Vi è dentro, cazzo di motosega. Namo, non fa l'offeso. Mannaggia, abbiamo fatto una battuta. White Alf è un grande intrattenitore. Oh. Santo tutti, Dio. Della motosega? Sì. Ho esagerato. Vito. Anche il cinema. Nuova ricetta. Ah sì, la motosega con le batterie, ovviamente. Una bomba coi bulloni. No, la faccio con le monete. Coi bulloni non mi è mai capitato. Coi bulloni. Bomba anzi, temporizzata, no. Aspetta, ma la faccio. Che state a fare? Ah, Marco, è molotov, ti provo a dare le piume. Ma perché ci avete tutti la bombola? Ti voglio provare a dare le piume, ma Marco, che ci avete fatto con la bombola? Stanno oddio, pari un po' Davide, il personaggio tuo, giallo. Non so che ne marra. Allora, questo. Marra. Sì. Aspetta, non come cazzo si fa? Aspetta, buono un attimo. Rifatti l'armor. Da per forza le piume. Sembrano da per forza. Quante frecce c'hai? Oh no. Mo non ho fatte, c'è una quindicina. Eccole, te le posso dare. Mamma mia, te le do tutte. No, tutte no, ma se me ne dà una trentina. Ti sei avvicinato troppo. Ti stai avvicinando a cifra. Sta a fare in automatico. Okay. Quando me ne dà una piuma si avvicina. Non so perché. No, ho chiuso questo. Aspetta. Madonna, aspetta che te ne do un po'. Ma servono le bombe temporizzate? Sì, sono granate praticamente. Sì. Ok, sì. Wow, c'è un botto. Di solito quelle si usano quando c'è sta il mostro sotto le grotte. Quello è uno grosso, grosso. Grazie mille. Guarda quante. 46 bomba. No. No, tanto poi torniamo pure a casa. Cioè, ci saranno grazie, pure quelle. Pantantera. Niente. È Vilchitano. Grazie mille. Foglio, che c'è sta scritto Simone, che capisci. Ma io mi diverso un po' a far arrabbiare un video, ma pensavo essere incazzato così. Tanto Dio, dai. Vuoi venire Simone a leggere questo documento? Oppure chiunque sappia l'inglese? Capito, ma uno deve pure imparare. No, ma c'è sta gente che si arrabbia di più perché si arrabbia di più, devi sempre trattarla bene. Aspettiamo Marco, però. Arrivo. A me, mi arrabbio mai, mi trattano tutti male. Che mi arrabbio mai? Quindi mi puoi dire quello che ti pare, tanto mi arrabbio. Allora, no, si arrabbia sempre o di trattare con i guanti?
Allora, adesso che abbiamo la guest key card, possiamo entrare nel in uno dei basement. Quindi okay. Ci possiamo andare pure okay. Subito in realtà. Ho paura. Attenzione. Ok. Oh, io qua ho un feto. Occhio, raga. Qua non ci sono mai entrato. Oh, qua non ci sono mai entrato. Ma qua non ci siamo venuti, infatti, quando stavamo sì. In live da te, eh. Pure io non ci sono mai venuto qui. Manco io, cioè, nel senso, è la prima volta. Questa è una cosa greve. Scusa. Sì. Ma quindi la lore qual è? Greve, raga, dov'è che se va qua? Qua si sale. Sotterranei, mi sa qua se esce. Qua se esce, però, raga. Ma qua si sale, io sono andato da un'altra parte. Ah no, qua si esce. Grazie. Sto con Neps. Ma dove sta andando? No, qua si esce. Ho trovato un'uscita, quindi. Ma qua se esce, io voglio vedere se c'è sta altra. Aspettate. No, c'era un'altra via, giusto? C'era un'altra via. Evil Kitano è ovvio che distrugge qualunque cosa, anche Matteo. C'era un'altra via, raga, secondo come me. Come villain. No. Voto Dio. Raga, scrivete a Virginia Twitch che ho visto il sub, lo ringraziata per favore. Dio, qua c'è una seconda strada, però. È pure male. No, Virginia. Guarda, io e Simone l'abbiamo fatta apposta. Virginia, no, la prego. No, l'abbiamo fatta Simone colpa dalla parte di Don Vito, non l'ho ringraziata. Ho un arsenale, è vero, nello zainetto. Via, se può uscire, Gaia, non c'è. Abbiamo preso la motosega, te pare poco. Mupa, la legna è una bomba. No, ma in realtà comunque, Federica, live... la ganache al cioccolato li fa indurì, capito? Fa indurì. Ah, la ganache al cioccolato. Bellissimo, Federica. Nella foresta. A ganache. Federica. Ci siamo. Ok. E mo dove sta il magazzino guest? Il basement, ragazzi. Vorrei averci l'acqua nella borraccia io. Vito, ma perché mi ha scritto un privato che mo mi odia? Bomba. Cioè, ma che veramente? Marona, ma che pesantezza, Vito, mamma mia, però. Vito, però, se dici che c'è odio è bullismo. Cioè, che ok, pesante. So dove andare, io soffro, ragazzi. Mo adesso se so che c'è odio. So dove andare. No, ma più che altro c'è. Cioè... Sbrighiamo, però... Simo, te la posso dire una cosa, qua. Però, mo... Verso qua. Una cosa vai. Seria, te la posso dire? Sì. Però sei un po' un bullo, eh. E calla. E calla. Mi spiace. Cioè, in questa situazione, guarda, non ho fatto proprio un cazzo. Ah, Virginia ha bloccato i messaggi privati, l'ha presa proprio male. No, allora. Oggi Simone è pacifista, poi, guarda. Che cosa no. Significa in italiano Marco, crossbow? Sono d'accordo che Vito hai solo detto Wedalf è il miglior intrattenitore che ci sia. La voglio. È anche più bravo di te. È una battuta di per sé. Cioè, vabbè, ma è ovvio che l'ho detto per scherzare. E ha sbroccato in una maniera, secondo me, sproporzionata. Dai. Ma sì, ma sì, era una battuta, però. Sì, dai, devo dire, non me l'aspettavo. Don Vito, mi comunque, dispiace, raga, fate play Cerbero. Cioè, io mi rivolgo che non solo a Giuste Cazzatine e Pasolini, ma proprio a chiunque guardi play Cerbero. Dovete fare dei best off, perché ogni volta c'è un sacco di perle, cazzo. Cioè, potete fare dei montaggi di tutti i tipi, Dio santo. Ma pure prima Simone esiliato, che ha distrutto del gameplay, tutto. Pure delle cose attorno che succedono, no? Ma anche andare a prendere, che ne so, le live pure delle altre persone che partecipano quando succedono cose. Cioè, si possono fare davvero tante non cose. Non credo paralisi. Sì, pure, è vero. Allora. Oh, c'è uno che ven segue, sempre c'è uno che ven segue. Ho visto un'ombra, esatto. Ho visto un'ombra. Sì, sì. Stesse cose, mamma mia. No, che cos'è? Ma non è un giocatore... Non è un nemico, è quello là che... Ma tanto se corri alla fine li eviti, eh. Diciamo che non so, così aggressivo. No, ma è il tipo nostro che c'è da una mano. Kevin. Kevin. Ma era incastrato, mi ricordo. È liberato. Calvin. Ah, sentite gli uccellini, mamma mia che pace, sì. Bellissimo. Allora, al di là del lago c'è quel punto verde. Io ho pure detto che dovremmo c'è un fisico da bodybuilder migliore del suo, comunque. E se prendiamo la balestra è Stonks, perché con la balestra ma arco lì, mi sa che non lo usi più l'arco, lo sai? Eh sì, ma mi hanno detto che c'è pure la balestra. Me la so spoilerata, purtroppo. La balestra tipo, non solo la balestra, anche l'arco. E professionale tipo. Ah sì sì, è vero, cazzo, dobbiamo da prendere pure quello. Però la balestra non puoi capirsi. Cioè tu vedi proprio il mirino, gli spari in testa, poi recuperi il colpo e gli il spari. Dardo e fa più danni della pistola. Davvero? Immagino. Bomba.
E sciotta, sciotta tipo i mostri quelli là. Il mostro Fregna gli dispara e spalle in testa. Mi sa che la balestra Fregna è peggio di tutti. Lui è il vegan. Mamma lui è quello mia. Vegan. Ma tu ricordi che l'altra volta in live da te gli hanno tirato tipo 8 molotov e non moriva? Anzi, in realtà stavamo pure sull'albero. Devi deve essere, no? Cioè tu lo metti e sì. Poi deve essere dura, no? Se siamo quasi arrivati, eh. Puntino che stai facendo, Abby? Cazzo ne so. Niente. Dolce. Pure tanta storia. No, è che Federica ha fatto un esperimento culinario. Cazzo. Solo che era che molto freddo. E mi sono distrutto i denti. Cioè denti sensibili. Che non era male. Cazzo di scoiattolo. Più Bodo. Duro. Esperimento è. Vabbè, ma quello dell'assolo solo facendo assaggiare non era pronto. Ah, ecco. Era un assaggio. Ah, ecco. Ma fate le cose strane voi vegani. Mi sa che qua già ci siamo passati, non sta netta impressione. Comunque quando torniamo alla casa c'è una marea di carne secca che ho lasciato, due... Ma dobbiamo esplorare, ma quale casa? No, non dico adesso, dico quando ci ritorneremo c'è tutta carne secca da raccogliere, insomma, perché ne ho fatte due. Qua ci siamo già stati, però sì. Nessuno c'ha la balestra, quindi mi sa che non abbiamo esplorato a fondo. Però questi tronchi secondo me la piazza di Simone. Sì, ma forse perché serve una tessera per aprirla? Non lo so. Magari non ce l'avevamo. Però se non mi sbaglio questa aspettiamo è una grossa. Aspettiamo che arrivano tutti. Ah, qua sì, ci siamo venuti poi. Sì. Ma tocca esplorarla bene, Marco, perché c'è la balestra. Lo salvavo. No, perché c'è la balestra, non ce l'abbiamo. Rischi. Che ne sa che sta qua a balestra? No, qua mi sa che era una grotta inutile. Rischi ormai... Ci sono già passato... Ci sono già passato nel... Che cazzo? Auto servers. Ormai paghi il pizzo, no. Rischi. Vediamo un po'. Io non vedo un cazzo. No, ricambio il cazzo. No, non c'è niente. C'è la cosa che si apre qui con la destra, raga. Se non c'avete la destra... Ah, ma infatti, la porta che è a destra, se va prima. Sì. T'ho detto, e dai, andiamo. Arrivo che stavo in seguito in cervo, pensando non ci fosse un cazzo, ecco. Beh, stava da credere. Uguale, ciao Raul. Oddio, i fetini! Però qua serve la tuta. Sei quasi felice, Anna, deve dei fetini. Guarda come attacca! Ma viene qua! Sono fedi. Io qua dopo mi fermo però. No. Sì, ci siamo venuti qua, voglia. Mirtilli. Come sono venuti? L'abbiamo appena aperto qua. No, io ancora non sono arrivato alla grotta, dico. Ho preso la balestra. Ok. Ma vi a vedere la grotta, ma come adesso sta a perdere tutto. Lo so, raga, ho detto io sto fuori, sto arrivando. La balestra. Qua, quando arriviamo alla fine? Di Chitano? Ecco, alla fine serve il respiro. Stavo fuori, diceva, non c'è niente. Mondo di Chitano, sì. Stavamo a dire. Mondo di Chitano, so due ore che stavamo a dire che stiamo con la Gaidegarda. So, raga, io ho sentito, siete voi non mi avete sentito, ho detto, ma... Occhio, occhio, Abi. Vabbè, mondo di Chitano. Palestra, fighissima. Donna, quanto è lenta, però. Dove è la balestra? Mica l'ho vista io. Ah, eccola. Mo io sono accettata in faccia. Bella. Madonna, come si usa? Sì, mettiamo se gabba le stretta. Ma perché non è carica? Io ce l'avevo dei dardi. Siamo pieni dei dardi. Ah, ok, come è carica. Si non sembra crevato, ma stavo shottata così io. O avete ammazzata voi? No, come si ricarica, Marcolino? È già carica. Oh, chi è che mi sta a menà? Come è già io. Carica? Se miri è carica. Allora. Che mi vieni? Comunque stava a seguire in cervo che avevo sentito che non c'era un cazzo. Guarda. Mo con la balestra. È buona. Top. Ma non è carica, aspetta, se sparo un colpo. Ah sì, è carica. Devi ricaricare ogni colpo. E perché non mi fa? Ah, poi devi ricaricare. Ah, ok. Prova, come si ricarica? Come una balestra pesante col quadrato. A ogni colpo devi. Co R si ricarica. Co R. Sì. E, poi riprendi la freccia, la spari, poi ricarichi con R e riprendi tutta la freccia. Tutta resina. Mi è chiaro. Però, certe volte può essere che tu hai ritardi. Tu che fai con l'arma? Abbassi tutto il mouse verso le gambe tua e rispingi R e te cambia l'altra freccia. Oh. Ah, sì, sì. È tutta allagata.
Guarda quanta resina sto a trovare. Se qualcuno vuole, regagli, faccio la slitta per andare sull'acqua e sulla neve. Se qualcuno vuole, che sono pieno di resina. Ah, qua dobbiamo andare nell'acqua. Io tipo qua. Breve. Allora, qua fino a un certo punto c'è sta la stanza di. Che ce ne stanno tipo 5. Poi c'è sta lo stanzone. E devi scendere sotto. Però c'è devi avere il respiratore. Io non ce l'ho. Una volta che scendi là, non puoi più risalire. Ah, noi ce l'avevamo. Io ce l'ho, quindi una certa torno indietro. È l'unica cosa. Aspetta, però, come potevamo fare? Toten, che cos'è sta roba? Siamo tanti. Ma lo posso passare il respiratore, credo, No, mi sa di no. No. È unico, tipo. Dovevamo andare a recuperare pure per chi non era del server. È vero, non ci abbiamo pensato, porca puttana. Vabbè, nel cielo. Qua occhio, perché, raga, qua è tosta. Qua c'è sta una scheda a sinistra, stanza a sinistra. Qua. Vedi un po' se trovate una scheda. Ok, sì, ci stanno le telecamere qua. Ok. Io ne avevo scheda. Ma io non... Sta alla prima... C'è sta la porta grande, ok? Prima della porta grande chiusa, c'è sta una stanza a sinistra nell'acqua. Ah, ok. Entrate e ci stanno le telecamere più avanti. Guarda, vi vengo un conto. Lo vedete? Ecco, vedete qua. Ok. Mo' qua c'è sta una tessera sul tavolo. Sta qui. Ah, ok, è vero. Top. Okay. Grandissimo. Ok. Lo tesserino. Beh, quindi le tessere sono tre, ce l'abbiamo tutte. Sì. Aspettate un attimo. No, ci manca la terza che sta qua vicino, Simone. Mo' andiamo a prendere. Dove sta la tessera? Qua sul tavolo. Se vedi bene sul tavolo c'è tutto, basta capia 1. Andavia qua. Basta capia 1. Penso di sì. Vabbè, intanto fai la prendere pure lenze. No, bisogna che la prendano tutti, raga. È univoca quella là. Io non ho mai raccorte quelle prima, raga. Prima per esempio, prima. Infatti prima, Marco, solo io ho potuto aprire quella porta là, visto che non mi ricordo, te o Simone non ci aveva. Ok, a posto. Aperto. È perché bisogna prenderla tutti, se no devi aspettare che ci sono gli altri. Preso la tessera, sì. Allora qua, raga, sono prepotenti, ve lo dico. Okay. Questi sono prepotenti. Sono veloci. Greve. Ma che allora, potenti, raga. Qua balestra, raga, la balestra. Porca madonna. Raga, porco Dio, mi sei impallato. Non mi mette più altre armi. Che cazzo è successo? Levate, però, ma vai vicino alle scale. Dai, Marco, non faccia il nabbo. Prova un po' a cambiare arma. Levatevi il respiratore da addosso, raga. Rimuovetevi il respiratore. È qua, ma? Non me la prepo per l'inventario, raga. Prego, se premo io. C'hai di restare, per favore. Cazzo. Sì. Allora, ti do ammazzare, Marco, lì. Sì. Vai, fermate. Aia, sono vestiti eleganti, ma perché? Aia, mi hanno ucciso. Mi sono buggato. Ma poi mi restate e dopo dici che funziona. Dopo dici che funziona, spero. Non ci riesco mai. Cazzo di bug, di merda. Tornate a casa, vacci, perché mi fai sparare. Vediamo se apre. Aia, chi è che mi body blocca, porco Dio? Oddio. C'è un mostro che mi ha body bloccato. No, c'eravamo pure noi, c'eravamo pure. Non riesco mai. Vai. No, raga, sono pesanti questi. Cioè, raga, c'è un dito di vita. Io sto per terra, io, raga, non mi sapevo arrivare in inventario. Cazzo, poi tattica, Cristo. Non mi sapevo arrivare in inventario. Me è morto qualcuno. Facciamo per favore, alzateci, per favore. Arriviamo, ecco. Ma tipo zombie. Aspetta che me curo e arrivo, Il mondo sta la palestra, raga. Eccola. Allora, ho voluto usare la balestra, ma ho fallito miseramente. No, raga, qua tocca pusciallo de ascia in 3, 4. Io ci sono andata a camu su sega. Okay. Io do la de motosega. De asci. Bono, Marco. Alzate. Chi mi rialza? Dritto in testa, io. No, però perché ti stava sparando faccia. No, perché gli stava sparando, mi sei messo davanti, rischiavo che ti shottava. Chi mi rialza? Ok. E in tanti un po', io mi metto col ferro. Chi ci sta che mi rialza? Ecco, ma vaffanculo. Sto a morire. Oh, ma non muore, tu eri morto insieme a me.
Arrivo io, ho sparato in faccia, granata. Non muore, raga. Che per favore, sto per morire. Vai, dai. Sto per morire. Qua mi t'ha shottato di nuovo. Chi è che mi ha sparato? Mi dovete rialzare. Madonna, vai, Anna, vai. Oh, Madonna, ma nell'acqua, regà, nell'acqua. Io stavo andando a tirare su Abby, regà, mi ha tirato giù in un attimo. C'avevo tutta la vita. Ce la faremo. No, Gianluca, no, perché c'era il fuoco. Oh, guarda me. Sto per terra. Cristo santo. Manco un secondo in piani. Ragazzi, andiamo su. Yeah, fate. Arriviamo. Raga, siamo un 3 vivi e 3 morti. Aspetta, la faremo. Io, se separiamo, vai. No, regà. Nell'acqua. Me l'ho curato, porco Dio. Cristo e Dio. Nell'acqua. Cura di porco Dio. Me l'ho curato, porco Dio. Ma l'avete visto? Ma sciottato. Scappo nell'acqua. Ok, ci sto. Perfetto. Aia, ma sciottato. Forse dovevo aspettare più tempo, quello Dio. Però uno l'ho killato io. Vuol dire che la faremo. Granata! No, tengo... alzatemi! Porco Dio! Niente, il shock. Ah, fa mock! L'ho presa, l'ho fatta. Io pure. Sono di fronte la stronza, regà. Oddio, ce l'ho qua la troia pazza! Pezza di merda! Brutta, perché non le fanno sempre vestire? Occhio, regà, che quando muore me le vado tutta vita quando sono cadaveri e paccanite. Allora, piategli le armature. Sì, infatti stiamo nell'acqua, da. Ci sono fatti. Ragazzuoli, usciamo. Cioè, vediamo sta grotta un attimo. Fra un po' che allora, mo ve dico. Chi c'ha il respiratore? Era qui a cena. Passa qua. Lo sto io. Quello che cercavamo, okay. Regà. Chi c'ha il respiratore, dov'è? Però, eh? Ok. Mm-hmm. Chi non ce l'ha, fermi. Non ve buttate perché sennò morite. Dov'è Pafton? Io ce l'ho. Ok, chi non ce l'ha venisse qui vicino all'albero. Però aspetta, che bisogna prendere altre cose qui, regà, o abbiamo preso tutto? No, qua dove si c'è una bibitina, io ma bevo. Ok. Mi mangio pure una cosa. Infatti, chi è che vuole medicine? Io ne ho tre, eh. Oddio, dicono fate un dombito in legno nella foresta. Ma mi ha scritto pure a me che mi odia. Sì, a te e Kitano, ha detto. Ah, ok. Pure a te. Quindi oddio Davide, ma che avete combinato con Don Vito? Mi ha scritto tutto arrabbiato, sì. Dicendo che vuole più venire al cerbero. Okay. Davide ha scritto. Digli che sicuramente qualcuno farà un best off e che lo vedrà, digli, sicuro. Madonna, santa. Beh, io abbiamo detto la verità, che White Alf è un grande intrattenitore. Cioè, lo vedrai nel best of, mo stavo ancora in live. Allora, Anna, ce l'hai? Ce l'ho abbiamo io il respiratore. Fammi ricontrollare. Ah, okay. Sì, ce l'hai addosso. Ecco, a posto. Segui loro. Probabilmente. Vedi un po' il vetro spaccato? Ok, sì. Vado a saltare. Buttati, vai sott'acqua. Ma qua? Vai. Ecco. Oh raga, ma l'unico stronzo senza respiratore sono io. Mannaggia. No. Sì, non si vede nulla. sì, praticamente perché. Che sei entrato nel server solo oggi. Anna, ya, abbiamo recuperato l'altra volta. Buoni. Aspetta. Faccio qualcosa, Anna. Oh, giuce. E io ho sparato in bocca. E mi pio pure la scocca. E ti levo la scocca. Mamma mia, che botte da. Mamma mia. Gli levo la scocca. La calzo la signorina. L'armatura. E stiamo a tre. Dai, mo io sparo in faccia pure al prossimo. Oh. Aspettate. Oh. A posto. Vai che se è buggata la raccolgo pure io. Oh oh. Vedi, se bugga, se la raccogliamo tutti quanti. Ah, Marco, se raccogliamo l'armatura tutti quanti insieme, ce la prende a tutti. E a me non sto gioco, è molto gioco di squadra. È nello stesso momento, ok. Dici? Sì,
sì. No, no, perché io ho visto che se bugga pure coi conigli. Se tu scuogli un coniglio mentre lo scuoio io, ce lo scuoia entrambi. Ah, devi farlo proprio nello stesso identico. Comunque. Sì, 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 sì. Io ho constatato questo, poi non potrei sbagliarmi. No, è normale vero. Che tutti possono prendere un oggetto. Però solo se lo fai contemporaneamente con le armature. No, tipo la carne è solo uno. Però se lo fai contemporaneamente, no, sto di assimilare. Mamma mia, Davide, ma tu lo ricordi? Più persone, vero? Lo stesso vale per la carne. Come Fedi, conigli, Fedi, ciao, Verdi, Verdiana, buonasera. E i Fedi, ci vuole la scelta leggera, regà, per i Fedi. Sì. Buona fetata, vi lascio fare voi. La feta. No, ok. Ma io ho più paura che mi colpite, che mi colpiscono gli altri che i Fedi. Che è una trappola. Perché con le asce, regà, c'è troppo raggio, cioè è un botto rischioso. Ah, è uscito. Siamo usciti, così. Vabbè, ho avuto sta cazzata per uscire. Mi ho preso l'ascia, però. Come l'ascia? No, in effetti come sì, l'ascia? È un'altra uscita, ma non trovi nulla. E l'ascia, ciao, volevo di la balestra. La motosega abbiamo, prima, voglio vedere com'è, tessera, provamola, va. Abbiamo preso la tessera 3, al limite. È vero, abbiamo preso la tessera e la balestra. Pure. E la motosega, sì. Vabbè, abbiamo la preso motosega un sacco di roba. Salviamo! Eccola. Poi ci dobbiamo riunire, Chi? E siamo tutti qua. Vabbè. Sono uscito, sto avvenito a voi, raga. Okay. No, raga, sgrevatissimo. No, raga, no. A giallo. No, raga, no. Taglia la legna con la motosega. L'ho provata nel mio singolo, diciamo. Ah, ok. Che l'ho presa, sì. Arcadrai, una bomba. In realtà no, non ho provata sul mio singolo, è in live con Nepso. Oh! Non so perché fa tun 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 tun, non lo dovrebbe fare. Il mio singolo non ce l'ho. Tipo buggato, e conta le botte di ascia, tipo, come bug, vero? È sì, come se dai le accettate veloce, tipo. Sì. Senti quel suono là, tipo. Come se dessi tutte accettate. Sì. Buggato. Ma la motosega non serve come arma. È una cosa assurda. No, ho tagliato la testa. Sì, però, sì, perché gli puoi tagliare tipo le gambe. Però è un po' lenta, Abby. Però no, con quelli grossi assurda, funziona. Se timeri bene con quelli grossi, gli tagli le gambe con una botta. Quindi guardate, è pure utile. Guardate i tronchi che mi ho tagliato con un attimo. Sì. Ma infatti mo costruire sarà fantastico. No, regà, stanno attaccando, sa. Tutti a tagliare la legna, stiamo, regà, gli stiamo a buttare giù tutta la foresta, che taglio. Cosa? Però è meglio piazzarla la legna, perché sennò poi non si salva. Quella che rimane a terra va persa. Quindi secondo me, se facciamo una dormitina, riusciamo a fare al volo una piattaforma per dormire, riusciamo a farla al volo. Sai, io non sono mai riuscito a giocare. Occhio! Porca troia! Ma come non è una bomba la motosega, ti è? Ho scoppiato. La tipa. Davvero? Porca troia, l'ho frullato. Oh no, bellissimo, no, la tipa, sì. Cazzo, gli stava da una coltellata, c'ha un costume diverso dal solito. Ah no. Ah, gli potevo dare il vestito. Back for blood. Non ho trovato non nessuno so se l'ho trovato per giocarci. Vestito alla tipa, guarda un po'. È inferiore. Chi è che ha raccolto il vestitino da dalla tipa? Posso dare il localizzatore? E il ferro? Il ferro ce n'ho uno, però. Lo uso. Non so, la sensazione c'è. Io che uso più il ferro che altro. Adesso io fra poco dovrei andare, quindi non lo so. Dove vai? Volevo fare un salvataggio e. Sì, dai, umano. Sì, sì. Fa mente locale. Cosa fare la prossima. Alla prossima avventura. Ci sta che abbiamo preso la tessera. Abbiamo fatto un bel po' di cose. Ciao, tizia. È diversa la tizia.
Non è più bionda, tipo. Lo sai che è cambiato qualcosa. Riesco a capire. Tipo è più scura. Pure è buio. Ah, è buio, sì. Ci fa la luce in testa. Ma che mangia? Ecco che sta mangia l'erba. No, ma se mangia pure i cadaveri, tipo. Sì, eccola la gamba. Pure noi oggi mangiamo. Sì. No, ma se si mangia crudi, tipo le rimanenze di coniglio, di scoiattolo, di cadaveri, tipo i busti, capito come? Dormiamo? Ma li lascia là, c'è l'animazione che se vedrai che mozzica, tipo. Un po' creepy. Ah sì, l'ho visto. Ma pure, lo fa pure con le bacche, però. Sì. Ah, cavolo. Ma poi è la figlia di Patton. Oh, sta piove, sì. Dormiamo? Sì, io mi sono messa a dormire. Oddio, ma ha nevicato. Che bello. Abi, finalmente la neve, almeno guarda, nel gioco. Guarda, lascia stare. Tornato in inverno. Poi diventa più difficile. Mo è un casino, regalai, in realtà. Dobbiamo ripararci. No? Allora, comincio niente a seguire granai. Tocca fare una casa. Niente piante. Mo. Piazziamo al volo qualcosa. Perché c'ho la torcia in mano? Sono un po' cretino. Occhio, Anna. Madonna mia. No, guarda per un attimo. Madonna mia. Cade. Ma scusa, usa la motosega, no? Ah, è vero, sì. Sì. Sì, stavamo a dire che è su old style, capi? Taglia velocissimo. Vabbè. Ora possiamo fare così. Ma che state a fare? Una casetta. Una sciccheria al volo. No, mi sono sbagliato. Vabbè, però in realtà... No, ma una casetta prima di chiudere, perché io fra poco devo andare. Sei poco... Vabbè, intanto io le taglio più alberi, raga. Tanto le taglio tutto. Sì, dai, c'è grazie. Il personaggio. Perché non mi fa mettere sta roba? Dio bello. Donne i legni, ma volevamo farla più larga? No, sì, infatti qua non riempiamo, regà, questo lato qua. Lasciamolo aperto, così la facciamo un po' più lunga, magari. Ma mi sa che da sto lato c'è... un po' d'impedimento. Ed è qua non me lo fa fa. Muda rosso. Mi viene fa dall'altro lato se vogliamo allargare. Dai, facciamo sei una porta e continuiamo una struttura. Tanto qua se andate fantasia. Sì, faccio il tetto qua. L'importante è piazzare la legna, così non la perdiamo. Poi a modificare strutture si fa sempre in tempo. Poi bisogna aiutarsi a fare da ponte qua, così tipo. Aspetta. Ok, qua potremmo fare un corridoio, pure se ne la famo proprio quadrata è più carino, guarda. Gli europei che arrivano in America. Guarda come collaboriamo bene, allora, senza Don Vito. Se avete la motosega in mano, col tasto destro del mouse, potete usarla come arma. Ah, così siete venuto il tasto destro. Che cosa? Qua la motosega in mano. Premi il tasto destro. E te la fa usare come arma. Ah, no, io il tasto destro. Io l'ho usata come arma in automatico. Esatto. Qual è il tasto destro? Ho tutta la casa. Tasto destro del mouse. Attenzione alla casa. Ah, del mouse. Ah, Simo, devi disattivare le distruzioni. No, però no, quelle degli alberi. Te leva quelle degli alberi e dei nemici. Quelle due che le poi fa esplodere. Ci sta. Ma è bello che i nemici li possono far esplodere. Scusa. Dici? Sì. Ma è un po' buggato, come vedi, basta un attimo che crolla l'intera casa. Sì, porca troia, non ti piegate sull'albero. È più che altro perché è buggato, non più. Cammia. So fa una piattaforma rialzata. Me lo fa mettere sopra. Aspetta. Un po' bagged. Sto così. Bisognerebbe farsi. Aspetta, facciamo così. Così, guarda. Ho fatto.
cazzo. Perché bisognerebbe fare dei punti. Questo è un corridoio, regà, per fare un terrazzino. Aspetta. Una stanzetta per i ragazzi. Così, guarda. Si muovi qua. Bravo, così. Fa a ter ponticino per salire. Oh oh. E così le mettiamo. Allora, se io taglio l'albero per così, non dovrebbe cascare in testa. Di fantetto, però, è quello che è difficile. Mia, sembra tipo... Na, no, come si chiama? Avatar. Ok. Quando arrivano quelli iniziano a disboscare tutto. La colonizzazione, dico un minuto. Io penso che va bene come, come altezza. Mettiamo un alto tronco qua. Servono ancora rami. Bello quest'archetto, ci piace. Dici, ma ci piace. Qualche cosa così. Sì, sì, sai come dovete mettere il legno? Così, guarda. Aspetta, innanzitutto un penna toppetta qua ce la mettiamo. Che è successo? È caduto. E poi metterei... Con te. Qui c'è ancora il respiro. Mi direi, ma il tetto come se fanno? È cooperativo il... Ah, sì, è vero, bisogna fare... La sopravvivenza. Proprio obliquo, il tetto. Ok, e si tira su. Okay. Io c'ho il respiratore addosso ancora, che credo. Però per fare il secondo piano... Piatto. Se ci potremo camminare sopra. Kevin, vi serve? Kelvin, Kevin, Kelvin. E gli potremmo dire da portarvi i tronchi. Tronchi e... Lascia qui. No, li mettiamo proprio no. Così, i tronchi. Ah. Un po' più basso qua, c'è proprio la neve, abbiamo lasciato. Chi ha castellato, regà? Io no. Mortacci tua. Ah, guarda che cazzo rinforzo, bello. Cazzo di merda. Questo mi sfonda. I tronchi quelli a metà se possono sapere rinforzare le travi. Oh, sta venendo un altro. Ah no, è la donna, è la donna. Oh oh oh. Ciao Anton. Ah. Ma questa c'ha la pistola, ma perché? Ah, top, gli ha data difende. Qualcuno. Ci difende, ma dicono che c'ha pure una super mira. Gli può dare pure un fucile a pompa se ce l'avessimo, c'ha tre mani. Starchetto si può usare per fare una scala, lo sai? Come li piazzate sti cacchio di tronchi? Sono tre ore che sto ridendo. Mm-hmm. Abby, fammi vedere, come fai? Venire, eh? Sembrate delle piccole come formiche. Che premi, Abby? Che fai? Che il tasto di Mr. Mouse. Ecco. C'ha il pad. Esatto. All'occorrenza premo il mouse. Ma perché non ci riesci a giocare con mouse e tastiera? Dice è difficile. Sì, sì. Ok. Io vorrei fare un esperimento. Vorrei fare. Dai, sta venendo bellina. Ma perché qua non mi fa mettere? Ma che succede? Ah, ecco perché. Come che è? I mortacci di qua, stronzo. Sentito aiuto, un pezzo. Aiuto, aiuto. Aiutatemi. Anna, scusa, ti ho tirato tutti i tronchi in testa. Mi sono messo paura. Sentito un verso, eccolo. Eccolo, eccolo. Dov'è? Eccolo il pezzo di me. Stava attaccando Anna. Dov'è? Dov'è? Sta sulla roccia. Occhio, Abby. Madonna, è sventrato. E hai dato da un faccio. Se ubi, è il momento giusto, dritta. Che la motosega gli stacchi la gamba. Ti ha fatto
il colpo tenuto premuto gli hanno fatto. È tipo quando vai dal barbiere, capito? E te fa rasatura, no? Però da fa proprio. La pannetta. A far volo. Ah, ecco perché non mi tirava fuori il ferro, perché non c'ho più. Riga, ma qua che... gli hai tirato la bionda, sicuro. È successo qualcosa. Ma scusami una cosa, ma io gli do il ferro a qua deficiente e quella là se ne va, ma la muri pio. È intollerabile. Ok, raga, abbiamo fatto una casa che qua c'è un problema, non si riesce a fare la parete. Perché? E qua c'è una parete che si chiude, capisco perché. No. Ma se deve trovare modo, alla fine si trova. Mo' vediamo. Ma dov'è sta deficiente? Oddio, Dio, chi è? Chi è? Scimmia de merda. Fammi la motosega. Pezza di merda, vieni qui. Dov'è? Eccola. Bellissima. Oddio, scusa. Ferita a piccola. Uè, la Zaki, grazie. Ma ti bagni il braccio. A mali estremi, estremi rimedi. Grazie, Zaki. Ah, meno male, è velocissima a staccare gli arti. Secondo mese, il mese più importante, il mese della riconferma. Vabbè, ma io non ho capito perché pavimento. Stiamo a fa' sta casa. Perché fa freddo, volevamo c'è questa sensazione. Fa freddo. Doveva essere un umile rifugio in Reggio. Come un castello. Bellissimo. Come un castello. Ah, ok, così posso fare scala almeno. Però c'ho fame qua. Armatura inquietante. La scimmia. La motosega è top level, raga. Sì, una bomba proprio. Che cazzo ha messo i tronchi? Ma mo si può chiudere qua lateralmente? No, quella è in... Ma che è sta cosa che avete fatto? Perché? Che sta lì. Ah. Però in realtà vorrei chiudere, perché non riesco a chiudere. Però, ma non si può chiudere così pure, eh? Cristo santo. Direi che non ci passano i sei nemici qua sotto, sai? Allora, oddio, poi si mettono le trappole. Io metterei delle trappole dove passano i nemici. Mamma mia, abbiamo disboscato tutto. Poi intorno creo una barricadina. Quella è la tua specialità, eh? Eh sì. La barricata spinosa. Allora, qua si può mettere così, raga, in realtà. Però io lo taglierei, farei un lavoro di fino, farei qua. Quindi facciamo così. Allora. Uno qua c'è una grotta, metto una trappola davanti alla grotta, casomai uscisse qualcuno. A uno lo c'è taglio. C'è Babbo Natale, questo che è? A Kelvin, levate dal cazzo. Oh, ma infatti... Che sta, qualcuno? Vieni qua. È partita Anna, raga. Ma non me la fa mettere che c'ha miseria. Oh. Ma chi è che ha tolto il masso? Ma Simone? Sto cieco. Eh? Sto fa la casa. Ah, ok, non ti sentivo più. Cristo santo. Ma la trappola niente, la posso fare solo sulla casa, sulla neve non me la fa mettere. Strano. Strano. Perché c'ha strano, la neve. Strano, vero? Sto rosicando. Visto santo, raga, c'è uno qua. No, no, raga, il gigantone con la maschera. Raga, venite di qua. Breve. Mi serve una mano. Arrivo. Oh, ha preso un amico suo morto, raga, in mano. Sì, lo prende e lo solleva, ma è una nuova animazione fighissima. Datemi una mano. Benissimo. Levate perché tiro una granata. Pezzo di merda. Okay. Posto. Allora, sull'albero, gli seguo l'albero. Sta male, ecco. Fanculo, porco Dio. Vabbè. Di me. Che strano che è. Guarda che particolare. Oh. È figo quando solleva. Che strano. Sì, con la maschera d'oro. Particolare questo mostro.
Ragazzuoli, io devo chiudere comunque, come ho detto prima. Va bene. Va bene. Ma è bugato sta. Dai. Bella Marco. Ciao Marco. Grazie mille di aver seguito la live. Sì. Ciao domani Jimmy, alle ore 15. Stefano. E la live. Ciao. Aspetta, e metto la totale. Tutti. Ciao. Eccovi qua. Beh, no, meglio di no, che era tutto storto. Ci vediamo domani. Ciao ragazzuoli. Ciao ragazzi. Buonanotte. Ciao. Ciao. Che squali? State arrivando! Ello! Croce! Registrando.